logica della normativa italiana in questo settore. Io apro e chiudo una parentesi veloce. Nel caso il mio audio o qualcosa non funzioni, chiedo la cortesia di intervenire, di segnalarmi eventuali anomalie. Potremmo provare anche a togliere il video se migliorasse l'audio. Chiedo solo questa cortesia. E stavo dicendo, questa, diciamo, anomalia, o chiamiamolo ritardo, nella definizione delle caratteristiche delle società impegnate o comunque delle organizzazioni impegnate nella diagnostica strutturale, per varie vicende, anche quelle dell'ENEFICI 2018, che sembrava avessero spodestato noi operatori del settore di alcune attività, ha fatto nascere l'associazione COVIS, che vede insieme a questo tavolo associativo tutte le realtà, le principali realtà italiane, che non sono tantissime. Quindi questo è anche un invito ai presenti ad approfondire i temi della diagnostica e a cimentarsi direttamente in questo settore, perché non sono tante le realtà che fanno diagnostica. COVIS conta in tutto 110 società, 110-120 società. Si badi che c'è anche una sovrapposizione di queste organizzazioni, di queste società con queste aziende, con le aziende che svolgono invece le prove di laboratorio. C'è una sovrapposizione che purtroppo è anche nell'interpretazione di ciò che queste fanno. L'attività di laboratorio, di un laboratorio di prove, è un'attività completamente diversa. Io ora vi dirò una cosa che probabilmente non piace a tanti, ma l'attività del diagnostico strutturale, a mio parere, è un'attività che può essere esercitata con buoni risultati soltanto da qualcuno che sia uno strutturista. Quando dico qualcuno che sia uno strutturista, non intendo qualcuno che abbia studiato strutture, oppure abbia avuto un percorso universitario come il mio, con questa particolare scelta di indirizzo. Non è sufficiente per essere uno strutturista, e potrebbe anche non essere necessario per essere uno strutturista. Quando dico che la diagnostica è qualcosa di cui si devono occupare assolutamente gli strutturisti, mi riferisco al fatto che per poter fare una buona diagnosi di una struttura si deve conoscere bene come va studiata la struttura, la si deve conoscere, nel senso che per anni ci si è dedicati al dimensionamento strutturale, alla progettazione strutturale e all'analisi strutturale, che sono aspetti completamente diversi. La progettazione strutturale è qualcosa, finalmente, se ne inizia a parlare con chiarezza, ma la progettazione strutturale è qualcosa, a mio parere, completamente diverso dall'analisi. Un diagnosta deve conoscere l'uno e l'altro, deve aver piegato nella vita, deve aver passato notti a piegare i programmi di calcolo, a capire come una piccola modifica di un codicino, che non significa assolutamente nulla, può modificare completamente l'apparente, perdonatemi il termine, l'apparente comportamento fisico di una struttura. Perché se noi inseguiamo i nostri software, se noi inseguiamo i nostri codicini senza i coefficientini, senza aver dato il reale peso che dobbiamo dare, alla fine stiamo inseguendo il risultato, ma non stiamo comprendendo il comportamento fisico. Tutto questo, immaginate come si complica quando quel particolare coefficientino deve essere dedotto da un'analisi in campo, perché lo vedremo com'è complicato. Io oggi spero di fare una passeggiata sui cantieri dove si fa la diagnostica strutturale, e spero che in qualche modo riesca a trasferirvi come noi operiamo e come dovremmo sempre operare. Voi avete la fortuna di poter fare corsi di approfondimento simili, avete la fortuna di potervi interfacciare, io lo dico anche in maniera indirizzata, con docenti come il professor Bontempi, e vi voglio anche raccontare una cosa. Io ho incontrato il professor Bontempi per caso, e l'ho seguito perché a me capitava una cosa
cose, mi capita ancora adesso. Avete sicuramente idea di quando, non so, vi recate ad un evento, no? State cercando dove parcheggiare oppure dove può essere l'ingresso. Se voi vedete la folla che va in una certa direzione, se anche siete convinti che l'ingresso è da un'altra parte, inevitabilmente seguite quella folla oppure chiedete scusate, ma state andando all'ingresso dello stadio? E questo è quello che a me e a tutti noi capita nell'evento della vita, come nell'evento professionale. E spesso io mi sono ritrovata a vedere la folla che andava in direzione completamente opposta a quella che avevo intrapreso io. E credo che ci deve sempre venire, quando la folla va in una direzione e noi percorriamo la strada completamente opposta, pensando di arrivare nella stessa medesima zona, qualche dubbio ci deve venire. E a me è venuto parecchie volte questo dubbio. Quando ho visto il professor Contendi che non andava nella direzione della folla, essendo poi un autorevole nel settore, ho detto, bah, probabilmente non è così sbagliato questo percorso. Questo mi ha fatto molto legare la mia, non la voglio chiamare sicurezza, ma un conforto, il conforto di poter leggere le cose in maniera differente, non necessariamente omologarsi ad alcuni aspetti, soprattutto se poi si è convinti che quella sia la strada giusta. E io mi sono approcciata a questo mondo della diagnostica strutturale con sentimento di chi andava in direzione completamente opposta, perché vi sto parlando di circa 20 anni fa, qualcosa in più, si capisce anche la mia età, che sono oltre 50 anni, non dico altro. Più di 20 anni fa la diagnostica aveva anche pochissima letteratura a disposizione, per cui mi sono dovuta formare da autodidatta, ho dovuto sfottarmi sulle cose, ma convinta che alcune cose andassero capite. Ed oggi finalmente sappiamo che alcune cose vanno capite, ce ne sono tante ancora da capire, ancora sbagliamo gli approcci. Però io vorrei con questo mostrarvelo sul campo, sul perché secondo me ancora ci sono approcci errati. Infatti la breve discussione che faremo riguarderà una chiacchierata sui metodi e sugli strumenti della diagnostica delle strutture esistenti. Intanto chiariamoci e definiamo una volta per tutte queste strutture esistenti, dobbiamo essere convinti che stiamo parlando di quelle. Poi vorrei velocemente trattare di ciò che sono i principali difetti e le anomalie più frequenti nei materiali più frequenti in impiego strutturale. Vi darò anche un'indicazione su quella che è la pre-diagnosi, che a mio parere è la fase centrale della diagnosi, perché è quella che ci orienta nella costruzione del piano di indagine. Vorrei porre l'accento sui criteri che devono orientarci nel fare le ispezioni nel costruire il piano di indagini, che sono a mio parere la sostenibilità e la gerarchia di indagini che non devono mai essere dimenticati quando procediamo nella nostra analisi. Un breve accenno ai monitoraggi, anzi all'abuso dei monitoraggi, perché siamo anche nel periodo di gran moda. Io, come titolare di aziende che si occupano di diagnostica, dovrei esserne felice. Però non esulto perché principalmente sono un professionista, sono un imprenditore, quindi alcune cose non mi piacciono. E poi i controlli visivi, anche qui vado a demolire un po' la necessità di aziende come la mia, perché a mio parere la diagnosi si può fare con un controllo visivo, rarissimamente è necessario. Salvo che non si facciano misurazioni, stiamo parlando di qualcos'altro, rarissimamente è necessario mettere in piedi tutta quella campagna di indagine che spesso arriva sulle nostre scrivanie, anzi anche qui prendo spesso critiche dai miei collaboratori o anche da alcuni miei soci, i quali qualche volta mi fanno notare che erano entrati nello studio con 10.000 euro di commesse, se non sono usciti con zero commessa perché io li ho convinti che non era necessario fare quelle indagini. Va bene, sono errori, riconosco di non essere un bravo imprenditore.
E alla fine ci rido su, ma dietro ci sono alcune considerazioni sulle quali poi mi vorrei soffermare seriamente, perché sono realmente collegate a quello che è oggi il mondo della diagnosi strutturale. E poi molto velocemente, non avremo il tempo di discutere anche di queste cose, quelle che sono le principali tecniche di analisi per la caratterizzazione dei materiali. Credo di aver mangiato cioè, i primi 20 minuti, per cui andiamo avanti con celerità. Definiamo innanzitutto quelle che sono le strutture e infrastrutture esistenti e togliamoci questo impaccio, perché qualche volta sembra che le strutture esistenti siano soltanto quelle che hanno seri problemi di vita. Le strutture esistenti sono tutte, ce lo dice l'NPC 2018, che definisce l'articolo 8.1, si definisce costruzione esistente quella che abbia la data della redazione della valutazione di sicurezza e o del progetto di intervento la struttura completamente realizzata. Questo vuol dire che se la struttura l'ho finita oggi, consegno le chiavi al mio cliente, è entrata in esercizio già 2 mesi fa, perché nel frattempo avevo completato tutto, soltanto controllato che tutto è andato a posto, quella è una struttura esistente già ormai da 2 mesi, ma a noi le strutture esistenti preoccupano per altri aspetti, e cioè per quelle anomalie o quelle deficienze che mostrano nell'arco della propria vita. E non è uno scherzo, perché se guardiamo questo grafico vediamo che in Italia oltre il 60% delle strutture ha più di 40 anni, il che vuol dire che sono strutture che sono state progettate in assenza di una vera e propria normativa sismica, così come in assenza di una suddivisione del territorio nazionale, di una classificazione sismica del territorio nazionale, così come siamo abituati ad averlo. E non solo c'è questo, c'è anche per oltre per quasi il 90% delle strutture c'è anche, io nascondo questa perché non so se sulle altre slide mi può dar fastidio, c'è anche l'assenza di requisiti prestazionali, perché soltanto nel 2008 si introduce una norma che regola i requisiti prestazionali delle strutture, le quali non solo devono avere particolari caratteristiche al momento di consegna, quindi devono rispettare le prescrizioni nel momento dell'entrata in servizio, ma devono poterle garantire per tutto l'arco di durata della vita utile. Questa introduzione è stata fatta nel 2008, sarebbe stata una sensibilità che avrebbero dovuto avere tutti gli strutturisti, tutti noi strutturisti, non gli altri strutturisti, tutti noi. Ma quando poi lo dice una norma, forse qualcuno inizia a ragionare, dobbiamo farlo. E come lo abbiamo fatto? Anzi, domanda, lo abbiamo fatto? Vedremo. Sono quelle che vi faccio vedere, immagini che avete tutti voi sotto gli occhi, immagini che hanno anche ormai fatto sensibilizzare l'opinione pubblica. Prima delle problematiche delle strutture esistenti se ne occupavano soltanto gli addetti a settore o quelli che forse secondo alcuni, non avendo niente di meglio da fare, si preoccupavano che c'era qualcosa che non funzionasse, invece non è così. Oggi il tema delle strutture esistenti è diventato un tema che appartiene alla società civile, purtroppo sensibilizzata dalle troppe numerose problematiche, troppi numerosi crolli, troppi numerosi morti e feriti a cui assistiamo. E solo per dare un dato di questa gestione emergenziale del costruito che il nostro paese sta vivendo, ricordiamo che nell'ultimo anno, soltanto per le scuole, abbiamo registrato circa 50 episodi di crollo. Quella che l'immagine che è qui è un asilo di Livorno che ha avuto questo problema credo circa un mese e mezzo fa, così come il ponte di La Spezia. Per fortuna entrambe le immagini riguardano situazioni nelle quali non si sono avuti feriti e neanche morti, ma sono cose che purtroppo in un paese civile non dovrebbero capitare. Intanto per dare una dimensione del problema per quanto riguarda ponti e viadotti, che poi è la sezione di questa trattazione,
Un'indagine del Corsera stima 3.500 tra ponti e viadotti senza controlli e manutenzioni. È un dato davvero eccessivo. E purtroppo spero di non essere Cassandra in questo, ma credo che stiamo tralasciando le problematiche del patrimonio privato. Spero che non si avveri mai ciò che da anni mi attendo. Ma la vera polveriera noi la vedremo nel patrimonio privato perché lì è anche meno definita la responsabilità del proprietario, perché il proprietario è più libero di agire, di fare, di nascondere e di violentare il proprio manufatto. E per questo io spesso penso ad un aspetto e mi chiedo, ma la gestione e la riabilitazione strutturale costituiscono un tema sostenibile nel nostro paese. E che cosa significa sostenibilità della gestione della struttura, sostenibilità della riabilitazione strutturale? Non possiamo non porci un interrogativo, soprattutto in Italia, dove il patrimonio esistente è un patrimonio al quale non possiamo rinunziare se non altro perché abbiamo un patrimonio storico e culturale molto importante. Magari altri paesi possono fare diversamente rispetto a noi, possono demolire e ricostruire, ma non possiamo rinunziare alla nostra storia. L'Italia è un paese bellissimo nonostante le tante problematiche che ha, ma è un paese bello anche per quello e forse queste problematiche sono legate proprio a questa estrema sensibilità degli italiani che ogni tanto fanno le cose un po' così. E il tema diventa sostenibile, quello che spesso penso, se abbiamo un impianto normativo che ci aiuti e su quello a mio parere già ci siamo. Io spesso assisto con fastidio a un'insistenza di norme, dovrei essere felice, ma assisto con fastidio a un'insistenza di norme in questo settore, perché da un lato le norme aiutano a costruire cultura e non neghiamo l'intento pedagogico della norma, c'è sempre. Alcune sensibilità dovrebbero essere personali, ma quando entra in gioco un obbligo, una normativa, la sensibilità viene anche costruita. Dall'altro, però, quando questo lavoro è insistente, non si riesce più a costruire cultura perché ci si distrae e ci si distrae davvero. Questo ve lo faccio, poi spero di riuscire a mostrartelo. Anche sui temi della diagnostica, come ci distraiamo da quello che è l'obiettivo, perché se io inizio ad avere incolonnato un tabulato con tante caselline da riempire, mi concentro su quelle caselline e mi sono dimenticata qual era il mio obiettivo. Quando dico che a mio parere le norme già fanno la loro parte, se ci riferiamo al punto 10.1 del DM 2018, possiamo posso spiegare per quale motivo. Qui sono elencati, come lo erano già nel DM del 2008, gli elaborati del progetto esecutivo. Si parla di relazione di calcolo, si parla di relazione sui materiali, come tutto ciò va definito, degli elaborati grafici, poi ci sono i dettagli, nel piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera. È introdotto questo, quindi è un vero e proprio elaborato esecutivo. E infatti è definito con tutte le sezioni operative, poi si parla anche delle azioni sui risultati sperimentati corrispondenti alle indagini specialistiche. Quindi la norma ha fatto già il suo lavoro e potrebbe anche chiuderla qui. È la cultura di noi tutti che forse non ha completato questo percorso e la dice lunga il fatto che il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è un documento che è stato preso in prestito dal DPR del 5 ottobre 2010. Che cos'è innanzitutto il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti? Quel documento a cui rimando il DM 2018 è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza, il valore economico. E poi un documento, non stiamo qui ad elencare cose che troviamo in normativa, che si compone di strumenti operativi come il manuale d'uso, il manuale di manutenzione, il programma di manutenzione, ma tutto questo era stato costruito per gli impianti tecnologici, cioè il legislatore pensava a quelli, non pensava a
alle strutture. E difatti, nella nostra quotidianità, la manutenzione a un impianto tecnologico è qualcosa di assolutamente indispensabile da farsi. Non abbiamo neanche l'assillo della norma che ce lo chiede. Siamo noi stessi spesso a fare la manutenzione ai nostri impianti tecnologici in maniera volontaria. L'impianto ascensore, chi si meraviglia che ogni tanto vada controllato, revisionato? Oppure la nostra caldaia. Tutti lo facciamo, di aggiornare il nostro libretto di manutenzione, non ci meravigliamo più di tanto. Quanti di noi hanno l'impianto di domotica nelle proprie case? Nessuno ci obbliga a revisionarlo, però almeno il cambio della pila, questo lo facciamo, ci ricordiamo di farlo sempre. E invece con gli impianti strutturali come ci comportiamo? Beh, ci comportiamo così. Queste sono immagini di uno dei più belli impianti strutturali che io abbia ispezionato. Ho l'autorizzazione a mostrare le immagini, ma non ho l'autorizzazione a dire di cosa si tratta. È qualcosa di molto bello, tant'è che è vincolato purtroppo solo nell'involucro esterno, non è vincolato, io l'avrei fatto anche nelle parti interne che probabilmente saranno anche demolite per dare spazio a un ampliamento dell'attività. E in realtà l'impianto strutturale è qualcosa che non dovrebbe mai ridursi in queste condizioni, perché se siamo obbligati a tenere in efficienza l'ascensore, spiegatemi voi se quell'ascensore poi è sostenuto dall'elemento strutturale, se viene via quello, poco importa che l'ascensore e le funi sono a posto. E quello che dobbiamo fare ce lo dice la normativa. Se questa è l'asse dell'affidabilità strutturale e questo è il tempo che trascorre, noi dobbiamo garantire che la nostra struttura si comporti esattamente come abbiamo pensato che si comportasse in fase di progetto, cioè abbia questo andamento del decadimento temporale biologico, decadimento che c'è sempre, perché le strutture invecchiano come invecchiamo noi e le nuove strutture, cioè quelle. Dire nuove strutture nell'ambito delle costruzioni è un termine un po' forte perché è un ambito molto conservativo e quando parliamo di nuove tecnologie, il calcestruzzo armato rispetto alle strutture millenarie, in muratura è una nuova tecnologia, nonostante siano passati tantissimi, tantissimi decenni. E le strutture di concezione più moderna sono sempre più sensibili al decadimento temporale biologico. Pensiamo alle strutture in muratura. Hanno una disposizione anche statica che difficilmente le fa andare in crisi in maniera globale per invecchiamento, anche perché noi ce ne accorgiamo che stanno invecchiando. Invece il calcestruzzo armato, così come alcune strutture performanti in acciaio, sono molto sensibili al decadimento temporale. Perché sono spesso strutture audaci, perché oltre all'invecchiamento del materiale c'è anche la compromissione dello schema statico, in quanto sono strutture che lavorano con schemi molto spinti, spinti grazie alla sempre maggiore performabilità dei materiali da costruzione, diventano molto sensibili a questo invecchiamento. Noi, se siamo stati bravi, e qui sfido tutti a costruire questa curva del bene, abbiamo saputo costruire, progettare l'invecchiamento, l'andamento del decadimento temporale della nostra struttura. Nel corso della vita siamo tenuti a controllare che tutto evolva in questo modo. Dobbiamo controllare la struttura, attuare il nostro piano di manutenzione. E se questo decadimento avanza e precipita in maniera come non lo avevamo previsto, dobbiamo intervenire. Dobbiamo intervenire con interventi di manutenzione ordinaria. Poi ci rimane anche un'altra opzione, potremmo con interventi di manutenzione straordinaria ridare gli anni, quello che facciamo con gli umani quando si vanno a fare, non so, il lifting, se funziona, o gli interventi, quelli di chirurgia, con gli umani non funziona, con le strutture funziona un po' meglio perché si può ritornare a un'età anticipata rispetto a quella che è l'età fisiologica per la struttura.
È un'operazione che dobbiamo sempre fare perché il nostro obiettivo è garantire affidabilità, funzionabilità e durabilità nel tempo. Lo facciamo controllando l'invecchiamento, l'avanzamento della nostra struttura, se questa struttura sta invecchiando bene. E come lo facciamo? Lo facciamo con i controlli, lo facciamo con quella attività che è propria della diagnostica strutturale. Ma a chi spettano questi controlli? Chi deve effettuarli? Come li dobbiamo effettuare? E qui entriamo nel cuore della diagnostica e nel cuore di tutto ciò che ancora non siamo stati in grado di comprendere appieno. Innanzitutto, sappiamo perché e dove devono andare i nostri controlli. Devono andare nella direzione della conoscenza del bene. Dobbiamo redigere i piani di indagine che ci permettano di definire esattamente chi abbiamo di fronte. Cos'è il piano di indagine? Come lo redigiamo? Sicuramente non rispettando questa tabellina. Io dico questa cosa perché purtroppo è quello che mi capita ogni giorno. Io qualche volta mi dico che dovrò dedicarmi, se sono sfaccendata, a scrivere un manualetto, una trattazione semiseria, e devo appuntare tutto quello che mi capita, tutte le richieste che mi capitano nella mia attività di diagnosi strutturale. Ma io non lo sto dicendo con ironia e perché sono cose delle quali parlo molto apertamente con i colleghi, i quali mi aiutano sempre a capire le mie stesse attività. Lo dico perché tutti noi, non gli altri, tutti noi non abbiamo ancora sviluppato la giusta sensibilità rispetto al problema. È una cosa molto anomala. Ma qualche volta in questa trattazione semiseria, no, il manualetto di trattazione semiseria, mi viene da riportare cose che, se immaginassimo di vederle in un laboratorio di analisi biologiche, ci farebbero scoppiare a ridere. Perché dimentichiamo un aspetto, che la finalità della nostra diagnosi è la conoscenza della struttura. Vero che questa tabellina si nomina livelli di conoscenza di edifici in cemento armato, ma ha un altro obiettivo. E con questa tabellina, rispettando questi valori, noi non necessariamente avremo una conoscenza limitata, estesa o esaustiva per il nostro bene. L'obiettivo è conoscere chi abbiamo di fronte. E chi ce lo dice? Ce lo dice esattamente la nostra struttura. Non ce lo dice certo il committente. Il committente, che qualche volta, questo anche quando il committente, anzi soprattutto quando il committente è stazione appaltante, come ieri sera in tarda ora, ho chiuso un preventivo e in questo preventivo c'era la richiesta sul manufatto anche di dimensioni non eccessivamente estese, di asportazione di circa una ventina di barre di armatura. Ora, è un'operazione che è molto delicata, non è possibile. Se anche la normativa e quella tabellina ci dice questo, andiamoci molto cauti a asportare 19 barre di armatura da una struttura esistente, perché è una ferita che non rimargineremo mai, e poi spero di riuscire a vedere perché non la rimarginiamo quella ferita. Che necessità c'è di andare così a fondo nella conoscenza delle caratteristiche di resistenza dell'armatura? Se no è più importante conoscere la disposizione, conoscerne il numero, il diametro. Ma una volta che non è stata una, due, ma perché immaginare che si siano messi di proposito a realizzare, confezionare l'ottico con caratteristiche differenti? Grosso modo quelle sono le caratteristiche dell'armatura. A me non è mai capitato di trovare sorprese nell'armatura. È ovvio che ho l'esigenza di capire su che tassi di lavoro devo attestarmi, ma non è lì che ci sono le sorprese.
sintesi, il diverso è su un materiale differente come il calcio estruso, perché è affetto da una variabilità estrema. Il confezionamento del calcio estruso è ciò che ci restituisce il materiale che noi abbiamo, non è la malta e l'aggregato che ci arriva in cantiere, è quello che poi noi riusciamo a far stagionare e quindi come abbiamo alla fine confezionato il nostro pilastro, la nostra trave e il nostro tetto. E magari lì che dobbiamo fare molta attenzione. Invece il committente stesso viene dicendo facciamo senza un piano di indagine. Che se ci fosse stato un piano di indagine, allora avrebbe avuto anche un senso, non avrei dovuto neanche metterci bocca, perché magari era proprio lì il problema, capire quali fossero i passi di lavoro. No, facciamo tot estrazioni di barba, tot estrazioni di carota, e poi magari se devo spendere tutti questi soldi per fare questa caratterizzazione materica di un esistente, ma perché non ci dedichiamo magari a capire come si sta comportando una trave, magari facciamo una prova di carico piuttosto che farla multi-buchi, perché alla fine avrò parametrizzato un valore se ho tirato delle carote e portato in laboratorio quelle carote, ma non avrò indicazioni su come realmente funziona quell'incastro nodo, quel nodo trave pilastro, se realmente è un incastro, potrebbe essere una semicerniera, potrebbe essere una cerniera. Potrebbe essere diventata la nostra trave appoggiata uno sbalzo perché magari si è completamente parzializzata, ma sono cose che non sono nella fantasia, sono cose che sono nelle nostre strutture. Quindi sicuramente non è il committente che può calibrare il nostro piano di indagine, il committente può definire quello che è il budget, e anche questo è un argomento dolente, perché dire già qual è la somma da mettere a disposizione per delle indagini, diventa un po' forte. È come se noi andassimo nel laboratorio di analisi a dire ho 300 euro a disposizione, che analisi mi puoi fare? Cioè, li rideremo tutti e invece qui siamo tutti tranquilli. Purtroppo il piano di indagine non lo può calibrare neanche lo sperimentatore. Ora, nella mia esperienza devo dire che lo sperimentatore, almeno quelli che attualmente operano in Italia, poiché si sono dovuti sfruttare con le proprie mani, hanno una buona conoscenza delle strutture e riescono a fare un'ispezione abbastanza completa che dia già indicazioni, perlomeno non sempre, ma in una buona parte dei casi, a vista. Riescono già a vista a dirvi se forse conviene concentrarsi più su questo problema o forse tralasciare questa situazione e dedicarsi a quest'altro, oppure tralasciare un po' tutto e non fare neanche un'indagine perché le informazioni già ce le abbiamo. Quindi lo sperimentatore può sicuramente essere di aiuto nella calibrazione di un piano di indagine, ma lo sperimentatore non può sapere cosa dovete farne di quella struttura. Non solo, non può sapere se c'è un comportamento anomalo. Neanche tre giorni fa discutevo con un collega, il quale mi aveva affidato il piano di indagine, lo informo del fatto che c'è un valore nella caratterizzazione meccanica del calcestruzzo, abbiamo trovato un valore su un pilastro molto molto basso. Il collega mi dice, allora adesso cosa facciamo? Secondo te lo dobbiamo rinforzare? Io ho detto ragioniamo insieme, perché se tu conosci la struttura, io questo non te lo posso dire, però mi fa piacere ragionare insieme. Allora, ragionando insieme, abbiamo fatto un po' di valutazioni. Vero è che quel valore è molto basso, no? Ma è anche vero che è un valore che risulta anomalo, non anomalo statisticamente, nel senso che non abbiamo un campione rappresentativo al punto da poter statisticamente stabilire l'anomalia di quel valore, no? Però sulla base di estensioni
e interpretazione che abbiamo fatto nel nostro ragionamento, a mio parere, se ampliassimo la campagna di immagini, noteremo che quello è un valore anomalo. Non vale la pena ampliare la campagna di indagini, perché analizziamo dove è inserito questo elemento. È inserito sul pilastro, ma non tutti i pilastri hanno la stessa importanza in una struttura. Questo ce lo dice lo studio, la modellazione che facciamo della struttura, già ci può dare un'indicazione di quella che è la funzione dell'elemento strutturale. Non solo, ce lo diceva anche la disposizione statica, perché era un pilastro marginale che aveva un ausilio dovuto alla presenza di elementi rigidi, anche per i livelli piano dove si trovava non aveva una funzione nevralgica, allora si è anche più tranquilli nel poter definire se mediare o meno quei valori, se invece è un valore sul quale soffermarsi, se vale la pena scombinare la distribuzione delle rigidezze di quella struttura per rinforzare un pilastro, perché c'è anche questo da considerare, non è il rinforzo in sé, non è la pigrizia nel fare l'intervento, e che poi quell'intervento potrebbe comportarmi più danni che benefici, perché dovrei capire esattamente che cosa sto facendo. E allora abbiamo poi definito il concerto, probabilmente un piccolo intervento di confinamento dell'elemento, però conservandone senza alterare la rigidezza dell'elemento, magari conviene farla, perché operare in sicurezza non è mai qualcosa di negativo, ma non vale la pena soffermarsi più di tanto. Questo per dire che non ero io che potevo dare indicazioni, ma era il mio collega che doveva aiutarmi, perché lui conosceva il funzionamento della struttura. Quindi lo sperimentatore, come mi auguro molti di voi decideranno di fare, è in grado di entrare nella logica di un piano di indagine, ma non può più di tanto spingersi, perché non conosce il contesto, non conosce neanche la finalità dello studio, e neanche il legislatore può darci queste indicazioni. Il legislatore ha altri ruoli, altre funzioni, deve governare altro. E allora chi ce le dà queste indicazioni? Ce le dà la struttura, perché noi innanzitutto dobbiamo capire di che struttura si tratta, eppure spesso le richieste sono squilla il telefono: ingegnere, ho bisogno che mi fai qualche prova. Che cosa possiamo fare? Perché devo fare uno studio di vulnerabilità. Ma di che cosa? Cioè, è una struttura in muratura, è una struttura in acciaio, è una struttura mista. Allora mi chiedo, non ci crediamo neanche noi in questi piani di indagine? Spesso pensiamo che sia un'attività opzionale, dobbiamo riempire le nostre caselline. Perché se ci credessimo non ci comporteremmo così. Se ci credessimo vorremmo sapere esattamente, oggi che mi sto prendendo questa responsabilità, capiamo bene chi ho di fronte, capiamo bene chi sto abilitando a comportarsi in un certo modo per i prossimi 50 anni. E io non vi sto parlando di colleghi sprovveduti, cioè di quelli che sono sciattoni superficiali, Io vi sto parlando, certo, carico un po' la cosa, ma per trasferire anche l'immagine del contesto che abbiamo di fronte. Sto parlando di colleghi che invece sono abilissimi nel far funzionare tutto ciò che la conoscenza strutturale ci mette a disposizione. Perché parlo di un processo culturale che non si è completato, però come tutti noi non abbiamo ancora completato, come tanti di noi non abbiamo ancora completato questa cultura della diagnostica. Quindi capiamo prima chi abbiamo di fronte: è una struttura in cemento armato, è una struttura mista come questa, muratura e calcestruzzo, una struttura in acciaio, perché è già da qui che devo capire qualcosa, devo
prelevare documentazione qualora fosse disponibile, così capisco anche dove concentrarmi. È inutile andare a prendere cose che magari si deduce già dall'analisi della documentazione possono non essere importanti. Se invece io trovo delle difformità significative che mi preoccupano, magari ci concentriamo su queste. Quindi guardiamola bene la nostra struttura perché ci dirà tantissime cose. Ecco, se la struttura che abbiamo di fronte è questa, se siamo di fronte a un nodo trave-pilastro e abbiamo questa fessura su questo nodo trave-pilastro, che cosa facciamo? Capiamo innanzitutto che cos'è questa fessura, che cosa sta segnalando, perché le strutture parlano e parlano tantissimo, si tratta soltanto di leggerle e dicono molto, molto più di quello che spesso pensiamo ci stiano dicendo. Allora guardiamo la fessura e iniziamo a interrogarci: cos'è? È un meccanismo di azione, è una rottura per un meccanismo di azione? È un degrado chimico perché varia il mondo in termini di indagine che metteremo in piedi, varia il mondo in termini di fluidità della struttura. Vediamo come cambia il mondo. Se la guardiamo dall'altro lato, qui c'è un aiuto, vediamo che sotto questa lesione dove ho fatto rompere c'è una barra che è anche corrosa. Beh, allora, io direi che a questo punto ci concentriamo su anomalie legate alle alterazioni chimico-fisiche dell'elemento strutturale. Per completezza vi dico che questa è una struttura che ha anche problemi di altra natura, cioè problemi meccanici. Però potrebbe esserci stata questa situazione anche in una struttura che non segnalava nessuna anomalia in termini di resistenza dei materiali, perché magari aveva, poi ne vedremo qualcuna, aveva resistenze altissime, e invece l'unico problema era un'alterazione del materiale dovuto a corrosione della barra di armatura. La corrosione, non abbiamo il tempo per parlare di questo, la corrosione è quella che è favorita quando il calcestruzzo è, o meglio, quando la barra di armatura è inserita in un ambiente che perde la sua naturale basicità, perché se il nostro calcestruzzo si trova in questa situazione, vedete qui è stata fatta una prova alla fenolftaleina, la quale ha virato tutta al magenta, questo vuol dire che il calcestruzzo offre alla barra che è qui, manovra improvvida, abbiamo tagliato una barra, queste sono tutte immagini prese dal mio archivio, quindi qualunque cosa non va in queste immagini, qualunque errore, qualunque anomalia è esclusivamente mia responsabilità, non stiamo analizzando errori di altri, stiamo analizzando i miei errori. Questa barra immersa nel calcestruzzo è una barra che è naturalmente protetta perché è inserita in un ambiente basico e ce lo dice il viraggio della fenolftaleina, per cui difficilmente si corroderà. Ma era anche immaginabile in quanto questa barra l'abbiamo prelevata da un ospedale psichiatrico e quindi una barra non esposta a quegli agenti aggressivi, tipo anidride carbonica, ossigeno e acqua. Invece, vedete che differenza c'è una barra in un provino prelevato da un viadotto montano. Si tratta di un trasverso e le facce esposte all'ambiente esterno sono queste due. Qualcuno mi dice, il mio mouse si dovrebbe vedere, qualcuno riesce a dirmi se si vede? No? Va bene, credo di sì. Comunque, questo campione è stato prelevato da un trasverso di un viadotto montano e vedete come è avanzata la carbonatazione. La barra che si trovasse in questo livello di profondità, questo livello di profondità, cioè che è la profondità del coperto, ne sarebbe sicuramente corrosa perché l'ambiente ha perso la naturale basicità. Quindi la barra non è più protetta, inizia a perdere il filo progressivo, avanza la corrosione. La corrosione determina un aumento di volume del metallo perché il metallo corroso ha un volume di circa 9 volte più elevato
del metallo che ha formato la ruggine e esercita questa azione dirompente sul calcestruzzo, il quale viene espulso dall'elemento per avere questa situazione finale. Qui siamo al di sotto di una trave di un viadotto ed è interessante notare alcune cose. Quali indagini mettiamo in piedi in questo caso? Se stiamo ispezionando una trave di un viadotto come questa, notiamo già tante cose, notiamo la secretazione, eccola qui, per calcestruzzo, notiamo un'importante corrosione, qui è addirittura partito il primo registro di cave di tesatura, non c'è più, però quello che dobbiamo guardare è questo, a mio parere. La corrosione è qualcosa che avanza sempre dall'esterno dell'elemento verso l'interno, perché, salvo alcune particolari patologie, perché avanza in questo modo? Perché dall'esterno ho l'ingresso degli agenti che innescano la corrosione, quindi anidride carbonica, ossigeno, acqua, sono gli agenti che danno l'avvio alla corrosione. E quindi le zone più interne, quindi più lontane dalla superficie di ingresso degli agenti degradanti, sono zone molto più protette. Invece qui cosa notiamo? Notiamo che le barre lente, le armature lente, che sono più superficiali, queste in corrispondenza della freccetta azzurra, risultano essere perciò meno protette, sono anche meno corrose. Invece le armature, questa volta tese, che sono invece meno superficiali, quindi devono essere di gran lunga più protette rispetto all'armatura lenta. Tra l'altro questa non è anche armatura lenta, ma di queste cose potremmo parlarne altre volte. Sono spezzoni che realizzano, servono a realizzare il distanziatore e sono un bel problema per noi diagnostici, perché inquinano la lettura dei ferri invece che partecipano alla resistenza dell'elemento. E questa armatura invece, che è armatura tesa, dovrebbe essere molto più protetta perché è più profonda e invece è molto più corrosa, perché qui entra in gioco un altro meccanismo di danno, che è quello che appartiene all'acciaio quando è sotto sforzo. Parliamo di tenso corrosione, anche questo ci orienta la nostra diagnosi. E stessa cosa dicasi per un elemento in fase di degrado molto avanzata, come questo pilastro, è uno dei fenomeni di aggressione più violenti a cui abbia assistito in oltre 20 anni di attività con il naso in queste cose. Vedete questa polverina, questo è il risultato della decomposizione del calcestruzzo, ma quello che è particolare è che questa polverina, con questo quantitativo, riusciva a formarsi nel giro di pochissimi giorni, 15 giorni, l'operatore puliva e si ritrovava in questa situazione. Guardate qui la differenza. La causa era un'esposizione ad agenti, sostanze degradanti provenienti dal terreno. Alcuni interventi in prossimità di questa struttura del Tribunale di Bari, nuovo Tribunale di Bari, perché è stato realizzato soltanto nel 2000, credo, alcuni interventi hanno spinto la falda verso l'alto e creando la risalita del cuneo salino, il quale ha aggredito il calcestruzzo. Vi faccio notare questa cosa che è molto interessante. Questa parte è la parte sottostante alla pavimentazione. Le sostanze degradanti sono le stesse, perché è dal terreno che risale principalmente abbiamo trovato cloro, ma anche dei solfati. È principalmente dal terreno che risale l'agente nocivo. Però in assenza di ossigeno, cioè da questo tratteggio in giù,
non si è danneggiato il pilastro. In presenza di ossigeno, perché qui eravamo sopra la pavimentazione, il pilastro si è danneggiato. Beh, allora, di fronte a un quadro simile, è ovvio che non è la caratterizzazione del materiale la prima cosa di cui mi preoccupo, non è il rilievo dei ferri la prima cosa di cui mi preoccupo, magari la prima cosa della quale mi devo preoccupare è realizzare una campagna di indagine che mi faccia capire quali sono le sostanze degradanti per questo elemento. Stessa cosa dicasi se siamo in presenza di danni per azione di solfati, anche questi sono facilmente individuabili perché è evidente che il degrado appartiene alla pasta. Con pochi casi analizzati riusciamo poi ad orientarci e capire che si tratta di un danno chimico, quello che abbiamo sotto gli occhi. Anche in questo caso, se io riesco a indagare tutto, se ho a disposizione un budget magnifico, indagherò di tutto, ma questo non è possibile, non è consigliabile neanche, perché poi spesso l'indagine è anche distruttiva. E allora, se devo privilegiare un'indagine, se devo dare una gerarchia alla mia indagine, io privilegerò l'analisi chimica del materiale e poi magari mi dedicherò al resto. Per questo dicevo che la prima indagine, l'indagine più importante da svolgere è quella di tipo visivo, perché il controllo visivo ci consente sempre, quasi sempre, un orientamento importante, ci fa classificare i fenomeni in modo da comprendere quale gerarchia dobbiamo assegnare all'indagine. La gerarchia dello studio delle strutture è qualcosa che noi abbiamo ben presente se stiamo progettando. Noi orientiamo la rottura dell'elemento, vogliamo che l'elemento si comporti in un certo modo e anche quando va in crisi vogliamo che ci sia un'esatta gerarchia di resistenza perché dobbiamo consentire una rottura così come noi l'abbiamo immaginata, che sia magari quella meno grave per l'incolumità o anche per la riabilitazione poi dell'elemento. Invece di gerarchia di indagine non si parla mai, assolutamente mai. Eppure è lo stesso principio. Se vale una gerarchia di resistenza in fase di progettazione, ma per quale motivo non dobbiamo assegnare anche noi una gerarchia di indagine? Ci sarà un elemento più importante da indagare o un meccanismo più importante da indagare che c'è. E come facciamo a capirlo? Facciamo la nostra ricognizione, abbiamo di fronte l'elemento che ha anomalie, capiamo, raccogliamo i nostri dati, cataloghiamoli, raccogliamoli per famiglie, suddividiamoli, cerchiamo di avere il nostro schema mentale piuttosto ordinato, che magari poi si potrebbe disordinare perché quando mettiamo le mani sull'elemento capiamo che non abbiamo capito assolutamente nulla, però è quello l'approccio che dobbiamo utilizzare. E la prima grande classificazione è la suddivisione tra fenomeni di carattere chimico-fisico e fenomeni meccanici. Questa suddivisione è funzionale per vari aspetti. Innanzitutto ci è anche facile. C'è facile perché, esempio del cornicione che vediamo prima, per quale motivo preoccuparmi di capire quante armature ha questo travetto che esce a sbalzo, oppure se la resistenza del materiale era idonea? Non sto capendo che cosa è successo, sono fenomeni ambientali, degrado, magari cicli di gelo, disgelo, dilavamento della calce libera, se ne vede qualcosa qui del calcestruzzo, e questo è capitato al mio elemento. Andiamo avanti, no, non fermiamoci più di tanto. Oppure, se sono in questa circostanza, guardate che importante fenomeno di degrado a questo pilastro. Allora in questa situazione cosa faccio? La prima cosa che faccio è forare, prendere una carota. In realtà non era neanche necessario, perché è stata presa una carota da questo elemento, non da me, da una società concorrente, ma la resistenza era molto alta. Basta guardarsi intorno. Queste sono foto dell'ambiente, guardate questa bustantiera per me è bellissima, magari non altrettanto per i proprietari di questa struttura, è in condizioni ormai andate, non c'è un pezzettino
di acciaio ancora integro, non so acciaio, non so che lega di ferro ci possa essere. E basta guardarsi intorno per capire quale può essere il problema. Abbiamo anche questo cartello. In questo reparto possono verificarsi esalazioni di anidride solforosa. Beh, allora la prima indagine che dobbiamo mettere in piedi, se ci guardiamo intorno, è quella di comprendere che cosa è capitato a questo calcestruzzo, cosa ha degradato, ma già lo sappiamo. Facciamo un'indagine soltanto per conferma. Quindi questa indagine visiva, che non è soltanto indagine che raccoglie squisitamente aspetti tecnici, potrebbe raccogliere tante di quelle cose, ma anche della tinteggiatura. In questo, quando facciamo le indagini all'interno dei manufatti edilizi, siamo un po' più facilitati. Perché? Perché abbiamo gli elementi sentinella, anche una macchia di intonaco può dirci tante cose. Quando invece analizziamo le infrastrutture, ponti e viadotti, e lì da un lato siamo facilitati perché la statica è chiara, non abbiamo elementi che disturbano la nostra statica. Difficilmente, non sarà certo il guardrail a modificarci il vincolo della trave. Qualche volta invece il degrado o una anomalia può modificarci la statica. E in quel caso è più difficile capirlo, perché non avendo elementi sentinella non siamo indirizzati su soffermare la nostra attenzione su qualche segnale particolare. Però poi vi faccio vedere anche un caso studio per un viadotto. Allora, nella nostra indagine raccogliamo questi elementi e capiamo di che cosa abbiamo di fronte. Abbiamo dei grati di tipo meccanico, perché se sono questi, alcune ispezioni, alcune misurazioni ci restituiranno dei valori che sono correlabili con le caratteristiche meccaniche dei materiali. Invece, se abbiamo dei degradi di tipo chimico-fisico, dovremmo cambiare test. È importante saperlo, quindi, anche per scegliere il tipo di test che dobbiamo orientare. Ma non c'è soltanto questo, c'è anche altro, e cioè c'è nella prima classificazione, quella che noi facciamo con l'indagine a vista, c'è anche la comprensione della gravità del fenomeno, perché anche fenomeni apparentemente simili possono essere correlati a cause completamente diverse e con gravità completamente diverse. Ragioniamo su un nostro ipotetico elemento, pilastro o pila di ponte, che è soggetta a una sollecitazione di compressione. La compressione produrrà una distribuzione delle isostatiche di compressione esattamente come in figura. Queste si disponeranno in maniera uniforme in funzione dell'uniformità del mezzo attraversato. Perpendicolarmente alle isostatiche compressione si instaureranno gli sforzi di trazione, e qui avremo perpendicolarmente agli sforzi di trazione massimi avremo il formarsi della fessura. Quindi la fessura in un elemento sollecitato a compressione avrà esattamente questo andamento, con questa disposizione come l'azoto. Vediamo il caso pratico. Io qui vi parlo di un bel fallimento che ho avuto in prima battuta, no? Perché ho preso una bella cantonata. Allora, ero in prossimità della posta marina, ho analizzato questo pilastro, perché su questo edificio dovevo fare una campagna di indagine, c'era un quadro costruttivo che in qualche modo aveva preoccupato la proprietà. La prima indagine che metto in piedi è l'esame visivo, guardo questo pilastro, se qualcuno, e meno male, mai esprimersi prima di avere le idee ben chiare, se qualcuno mi avesse detto, ingegnere mi dica che cosa è successo a questo pilastro subito dopo averlo visto, io con una certa nonchalante sicurezza e spavalderia avrei detto, ma un'esclusione del coprifero, niente di grave, va riparato. Ma niente di che, e invece sbagliavo.
perché? Che cosa mi aveva indotto in errore? Allora, il quadro fessurativo è questo, che è praticamente molto simile a quello che c'era qui prima di espellere. Questi due pilastri appartengono ad un'altra struttura, non a questa, che era oggetto della mia ispezione. Avrei immaginato di avere qualcosa di simile, per quale motivo? Perché eravamo in prossimità della costa, pochi chilometri dalla costa marina, quindi una presenza di sostanze aggressive, a mio parere, avrebbe potuto facilmente degradare le barre di armatura e combinare in questo modo il calcestruzzo, perché avviandosi poi il degrado della barra, si sarebbe avuto l'effetto di espulsione del copriferro. La struttura era anche datata, grosso modo aveva qualche anno più di me, insomma il quadro poteva tranquillamente chiudersi in un degrado delle barre di armatura e in un'espulsione del copriferro, esattamente come questi altri due casi che vi ho messo a fianco, ma che appartengono a un'altra struttura. Invece, rimosso il copriferro, guardate, quasi mai capitato un metallo più bianco di questo. Il metallo era completamente pulito, non era il metallo la corrosione dell'armatura che poteva giustificarmi questo quadro fessurativo. E difatti ero di fronte a un meccanismo di sofferenza per azione normale. Questo pilastro era già in crisi. È evidente che io ho di fronte la stessa disposizione dell'armatura, della fessurazione, la stessa morfologia, la stessa locazione, ma ho invece una gravità completamente diversa. Perché è importante fare questa classificazione? Non soltanto per orientare la mia diagnosi, per confermare poi mediante la mia indagine strutturale la mia diagnosi, e devo sapere che cosa devo mettere in piedi su questo elemento, ma anche per capire se la situazione è più o meno grave, perché è evidente che se io ho una crisi statica, devo avvisare il condominio, così come ho fatto, ho detto: vedete dove dovete andare a dormire nei prossimi giorni, perché a mio parere questo fabbricato è inagibile. Se invece sono in questa situazione, ne posso stare un po' più tranquilla. Magari gli interventi di ripristino possono farsi anche in presenza della funzione dell'edificio, del ponte o della struttura che stiamo analizzando, perché non ho altri segnali che mi consentano di allarmare. Atteso che anche quel principio di cautela, brutto dirlo, ma anche quel principio di cautela che noi dobbiamo sempre applicare, non va mai usato in maniera esagerata. Per principio di cautela non possiamo sgomberare tutto ciò che ci insospettisce, perché i danni potrebbero essere altrettanto seri. Io vi racconto un episodio personale che mi ha fatto riflettere tanto e sul quale ho dovuto poi fare una autocritica. Stavo conducendo un'ispezione su un viadotto, ho trovato le travi del viadotto, che erano anche travi molto importanti, con uno stato di ammaloramento troppo importante. Erano praticamente assenti tutti i cavi appartenenti al primo registro di tessatura. Peraltro non avevo neanche la disponibilità dei particolari costruttivi di quelle travi, perché se anche non faceva parte del mio incarico, per dormire tranquilla la notte magari avrei tentato di capire, almeno sul piano del dimensionamento teorico, dove stavamo in quelle travi, se potevamo pensare di avere qualche riserva ancora di sicurezza, oppure la mia perplessità era fondata. E di fronte a questa immagine, di questa trave, terrorizzai tutti i presenti, io chiamai immediatamente l'ente gestore e dissi: guarda, per me questo è da chiudere, prima lo fa, meglio è, io ho anche paura di stare qui su Bay Bridge, perché è qualcosa che ho visto poche volte ed è una situazione veramente molto grave. Dall'altro capo, il responsabile di questo viadotto mi dice: come facciamo? No, quel viadotto non possiamo chiuderlo. Infatti il viadotto non fu chiuso,
chiuso e responsabile, quello che portava più responsabilità, quella persona che portava più responsabilità sulle spalle di me, perché io una volta fatta la comunicazione che ebbi poi la premura di fare anche per iscritto, in qualche modo ero sollevata dalla responsabilità, se non la responsabilità morale di assistere a qualcosa che ti preoccupava tantissimo, ma quella persona aveva sulle proprie spalle tutte le responsabilità del mondo. E mi dice dal capo del telefono che non posso chiudere quel viadotto, perché è l'unica arteria di collegamento. Lì ci passa e mi iniziò a nominare tutto ciò che passava. Io fui molto critica su questo atteggiamento, perché quello che fu fatto fu limitata la portata del traffico su quell'arteria, fu realizzata soltanto la percorribilità secondo un senso di marcia, e questo doveva alleggerire molto il carico, limitando anche la velocità di transito. Era una cosa che non mi era piaciuta per niente. Avevo intimamente, non in maniera così esplicita, oggi lo posso dire, e allora con un po' più di cautela in più, avevo intimamente molto criticato il collega che mi aveva risposto in questo modo, perché io dicevo: ma rispetto alla incolumità delle persone, che vuoi che sia questo problema di chiusura, faranno il giro per raggiungere i propri figli che gli dura 5 ore, pazienza, se abbiamo soltanto quell'arteria, pazienza, perché nel frattempo le altre arterie di collegamento erano state già chiuse per tantissimi problemi. Bene, a distanza di pochi anni ho di molto riabilitato quel collega, grazie a Dio è stata data urgenza a quell'intervento, l'intervento si è completato nel giro veramente di pochissimi mesi, è stato dato l'appalto, è stato progettato e completato, il viadotto è in condizione di utilizzo in sicurezza, ma io ho riabilitato il collega. Perché l'ho riabilitato? Perché è evidente che non possiamo neanche eccedere in cautela. Se quell'arteria stradale fosse stata chiusa, mi chiedo quanti morti avremmo avuto per aver deviato un traffico su un'arteria non idonea al passaggio di quei mezzi. Sicuramente tanti, solo che quei morti non sarebbero stati annoverati tra i morti per il dissesto del viadotto, sarebbero stati annoverati come morti per incidente stradale. Questo è ciò che accade ogni volta sulle nostre arterie. Quindi questo per dire che poi con gli anni si diventa, per una che ha un carattere come il mio, molto sanguigno, molto istintivo, si diventa molto più clementi e molto più ragionevoli. Le situazioni, quando si parla di sicurezza, sono sempre molto molto difficili da analizzare e nessuno di noi ha la sfera di cristallo. Certo è che se procediamo tutti con un atteggiamento molto sereno, molto orientato a quello che è l'oggetto della nostra analisi, probabilmente facciamo un buon servizio, una buona attività di diagnosi e probabilmente stiamo lavorando in sicurezza. Io mi sento di dire quello che poi voi farete, se avrete poi la voglia, la passione, la fortuna di occuparvi di diagnosi strutturale, avrete sempre a che fare con situazioni che sono molto al limite della sicurezza. E la sicurezza non si costruisce né con eccessi apparenti, eccessi di cautela, né con un rispetto rigoroso della norma, né con la movimentazione di budget, indagini, analisi, e più che altro ne metta. Probabilmente la sicurezza si costruisce con un atteggiamento di buon senso, che è quello che ci deve sempre orientare. Se a questo si unisce la serietà e il rispetto per ciò che stiamo facendo, probabilmente siamo in grado di limitare i problemi. Ora mi soffermo evidentemente su aspetti che forse sono poco tecnici, ma che secondo me sono fondamentali per la diagnosi strutturale. Sono atteggiamenti un po' più politici, un po' più di visione, ma secondo me la diagnosi strutturale è essenzialmente questo, perché poi la misurazione
è qualcosa che si completa, ma non è quello che dobbiamo fare. Perché dicevo che è importante comprendere se siamo di fronte a un'anomalia di carattere chimico, di carattere chimico-fisico o di azione meccanica. Perché è questo quello che a dire. Se il mio elemento, che inizialmente era in condizioni di efficienza, si è degradato e inizia a perdere coerenza nella parte più esterna, che è la parte soggetta agli agenti atmosferici, agli agenti degradanti, il flusso tensionale inizia a deviare. Quindi il mio sforzo normale, fin quando la sezione residua è ancora sufficiente, sarà portato da questa sezione. Sebbene si sia avviato il degrado, è molto probabile che io, se non ho altri segni che mi comunichino una crisi statica, è probabile che io possa continuare a portare il mio sforzo normale ancora per un po' di tempo, cioè quel tempo che mi consente di intervenire e fare il ripristino della sezione ammalorata. Questo è il motivo per cui spesso un degrado di carattere chimico-fisico non è associato a un'urgenza di intervento, cosa ben diversa se invece le fessure sono dovute alla crisi statica, che è quella che interviene se io per anni ho assistito a questo degrado della mia sezione e non sono mai intervenuta. Vi faccio vedere anche qui un'anomalia che per morfologia è molto simile, ma che poi in effetti è molto differente in relazione alle sue cause. Se abbiamo una situazione del genere, una sollecitazione frequente ai bordi e la nostra sezione non è in grado di portare questa risultante, e la fessura che avremo per flessione sarà di questo tipo: comparirà all'infradosso, man mano che la fessura si avvicina al piano neuco, tenderà a chiudersi, perché da questo punto in poi prevarranno le forze di compressione in quanto c'è l'inversione delle tensioni. E il caso in pratico è un caso simile a questo: una trave di un manufatto, ma di luce abbastanza significativa in relazione a quello che porta, perché è una sala teatro, che mostra un quadro fessurativo di questa natura, molto più aperta all'intradosso, poi via via che si avvicina all'asteneatro tende a richiudersi e a scomparire del tutto. Anche in questo caso, vedendo questa collocazione della fessura, potrei dire è una rottura per meccanismo di flessione, questa lo è in realtà, oppure è una fessura per ritiro, perché anche la fessura di ritiro va ad allocarsi in questo modo, neanche a farlo apposta, va ad allocarsi proprio sulla strata, esattamente come tutte le fessure che ovviamente incontrando una situazione singolare vanno a collocarsi lì, perché in quella zona c'è anche la strozzatura e la deviazione del flusso tensionale che si concentra in un piccolo elementino, ed è qui che si ha il primo superamento della resistenza a trazione. E come faccio a capire se sono di fronte a un fenomeno di ritiro oppure se è un meccanismo a flessione quello che ha mandato in crisi la mia trave? Beh, devo guardarmi di nuovo intorno e devo capire qualcosa in più. Questa è per alcuni schemi statici è evidente che è un dubbio che non viene, per una travata, da ponte, è qualcosa che è difficile che si instauri, perché la finalità del mio schema statico in fase di progettazione è stata orientata proprio per evitare anche queste problematiche, però per un manufatto con vincoli di estremità, come quello che come una trave che appartiene per esempio ad un telaio di una struttura chiusa, sono problematiche che potrebbero ingenerare. Per ora mi guardo intorno e magari vedo un orientamento delle fessure molto ben definito, magari posso vedere anche all'appoggio qualcosa del genere in maniera completamente invertita rispetto a questa disposizione. È evidente che qui è prevalente un'azione. E la rottura è una rottura di
meccanica e non di fenomeno termico o uditivo. Vi faccio vedere una rottura all'appoggio. L'immagine non rende bene, ma è molto netto questo, è molto netta questa parzializzazione della sezione. Questa è una rottura che si è avuta per cedimento del piede del pilastro, e questo, se nello schema questo pilastro è questo, e la fessura compare così. La sollecitazione flettente è questa e la fessura si è aperta, un po' più aperta verso la base, tende poi a richiudersi man mano che si va all'estradosso. Vi faccio notare una cosa, questa trave è parzializzata, ve lo dico perché la fessura è passante, non rende l'entità alla foto, ma è completamente parzializzata. Eppure, guardate, è una trave portante per il solaio, è ancora in piedi, questo apre a dei ragionamenti interessanti che non avremo credo oggi il tempo di approfondire, ma che sono quelli relativi al comportamento reale delle strutture e le nostre invece interpretazioni teoriche. In teoria questa trave così parzializzata dovrebbe essere completamente cinematizzata e non lo è ancora in piedi. Mettiamo a confronto questa disposizione, questa collocazione, questa forma della fessura con quest'altra, sono cose molto simili che potrebbero farci concludere nella nostra diagnosi che siamo di fronte a una causa che sia la stessa. E invece no, guardate, perché questo l'abbiamo visto prima, era un problema legato alla corrosione della barra, questo è invece un meccanismo di operazione flettente, un danno derivante dall'azione flettente. Bene, questo perché mi interessa mostrare questo, perché è sempre l'occhio di uno strutturista esperto quello che deve concludere una diagnosi. Quando siete di fronte a un elemento, voi la statica di quell'elemento dovete vederla, dovete immaginare la distribuzione anche del flusso tensionale. E se siete abituati a ragionare da strutturisti, allora la diagnosi per voi sarà un gioco da ragazzi, perché avrete di fronte ai vostri occhi la sovrapposizione di quella distribuzione degli sforzi, esattamente come la vostra mappa colorata quando siete andati a fare il dimensionamento degli elementi strutturali. Qui vi faccio vedere invece un meccanismo di rottura per taglio e un abuso dei monitoraggi strutturali. Anche questo è qualcosa che appartiene a me, quindi parlo male delle mie cose, non di cose di altri. Perché dico abuso di monitoraggi? Perché è un tema molto di moda, quello dei monitoraggi, per cui monitoriamo di tutto, poi che cosa ce ne facciamo? Boh, non lo sappiamo, ma va bene uguale. Mi fu commissionato dal mio cliente lo studio di questa struttura che aveva seri problemi appunto, che disse al mio cliente: organizzati ed evacua subito, perché poi tutta questa gente non ci può stare, perché tra l'altro è una struttura con destinazione di ospedale. Il mio cliente mi dice: va bene, però almeno metti un sistema di monitoraggio, perché nel frattempo io ne avevo messo anche uno, per definire la diagnosi, però ho messo a scopi di studio, non a scopi di controllo. E a scopi di studio avevo potuto concludere alcune cose delle quali non ho però il tempo di parlarvi. E, di fronte a questa richiesta, io gli dico: il mio cliente conosceva il sistema di monitoraggio, anzi, ve lo spiego in cosa consiste. Ecco, qui c'è un sensore che sta controllando questa fessura che si vede appena appena, ma si ripercorre come il tratteggio rosso. Il sensore è collegato ad una centralina di acquisizione. La centralina è collegata H24 a tutti i sensori della rete di monitoraggio, registra i dati, li processa all'epoca con un sistema di progettazione della mia azienda. Oggi ci sono tanti sistemi commerciali che fanno lo stesso lavoro e ugualmente validi. E questi dati,
venivano processati dalla mia centralina, la quale con il programmino che aveva le soglie di allarme mi avvisava se notava qualche evoluzione, che tipo di evoluzione, se era qualcosa che procedeva in maniera lenta, veloce e via dicendo. E poiché il mio cliente aveva compreso molto bene questo sistema di monitoraggio e gli era piaciuto per l'altra parte, dove l'avevamo usata principalmente per scopi di studio, per capire che cosa capitava a questa struttura, mi dice: se è così grave, sistemami un controllo anche per questa zona, perché voglio star tranquillo. E io gli dico: guarda, ma che cosa ce ne facciamo? Questa sezione è ormai è andata, perché qui non stiamo controllando una parte che ha ancora qualche riserva di grado di libertà da cedere. Qui stiamo analizzando una parte che ormai è parzializzata. Allora, che ti chiami la mia centralina, perché nel frattempo la mia centralina aveva anche il suo numero di telefono e era in grado di mandare mail o di fare un messaggio per dire: vai a controllare il sensore TOT perché c'è qualcosa che non va. Quindi dicevo: che ti avvisi la mia centralina che c'è qualcosa che non va, o che ti chiamino i vigili del fuoco perché nel frattempo è controllato, mi fai capire che differenza c'è per te. Non è un utilizzo che possiamo fare, quello del monitoraggio, per scopi di sicurezza, perché non abbiamo più riserve di sicurezza, perché il fabbricato va evacuato, eventualmente anche puntellato. Anche l'operazione di puntellamento è un'operazione che diventa anche pericolosa, perché non sappiamo quando si può cinematizzare questa struttura. In teoria non ha più riserve di resistenza, però ovviamente la teoria è una cosa, la pratica è un'altra, perché anche questa sezione, come quell'altra, non è ancora venuta giù. Stanno demolendo il fabbricato a distanza. Questo studio è molto datato, ora non ricordo se 10, 12, 15 anni, non lo ricordo neanche più, ma soltanto, ecco, anche questo è significativo. Il fabbricato è stato evacuato tanti anni fa, accettai poi di inserire il sistema di controllo, ma per consentire anche l'evacuazione con un minimo di naso sugli effetti di questo danno. Ma la demolizione sta avvenendo soltanto in questi anni, perché si è occupato per l'intera ricostruzione. Comunque, questo per dire come anche di questi sistemi qualche volta si abusa, e va bene usarli, ma non va bene prendersi in giro, non va bene pensare di poterne fare un particolare impiego, come in questo caso un controllo della sicurezza. Io ho ancora mezz'ora, devo andare molto velocemente, vi dico soltanto che imparando a leggere i segni che le strutture sempre ci mostrano, capiamo che cosa sta capitando. Vedete questa lesione che appena appena compare, mentre qui avevamo una lesione per taglio puro, tipica inclinazione a 45 gradi, qui abbiamo un più frequente meccanismo invece per taglio pressione. Il taglio puro non lo incontriamo quasi mai, perché le sollecitazioni arrivano sempre in maniera combinata, ma è facile individuare la componente pressionale, che è quella che rende la forma un po' curva della fessura. Così come vedete come si legge bene la presenza di una fessura a trazione in corrispondenza della trave che sorregge questo sbalzo. Un'altra grande famiglia di fessurazioni che dobbiamo saper distinguere e catalogare, classificare, sono le fessurazioni di tipo tecnologico. Sono fessurazioni per cause endogene, quindi sono molto più complesse da inquadrare. Perché? Perché mentre le fessurazioni per cause esogene sono ordinate, a parte la prima parte della regione disordinata, dove arriva la sollecitazione e quindi lì c'è un disordine dell'andamento tensionale, ma poi si incanalano come fosse acqua, secondo un flusso molto ordinato, e questo flusso ordinato fa instaurare la fessura con una disposizione altrettanto ordinata, quindi facilmente riusciamo a capire
qual è la disgrazia che sta vivendo il nostro elemento. Invece nella fessurazione per cause endogene è un po' più complicato perché la regione spesso è locale e quindi tutto si esaurisce in una zona confinata. C'è apparente disordine perché sono dei meccanismi di autoequilibrio quelli che entrano in gioco, come nel caso di alcuni tipi di ritiro, di variazioni termiche. Un po' più chiaro è il fenomeno di fessurazione per guardia e faccio escluso, perché lì si legge in maniera molto simile a meccanismi di azione esterna, però se facciamo un po' di attenzione, individuiamo anche, classifichiamo questi fenomeni, come quelli della pila di questo viadotto, che è interessato da un quadro fessurativo per fenomeno di ritiro, difficile stabilire a distanza di anni dalla messa in opera se parliamo di ritiro plastico o ritiro idraulico, che sono ritiri che si instaurano in momenti diversi della storia del calcestruzzo, dell'elemento gettato in uno stato di calcestruzzo, e capiamo che sono fenomeni di ritiro dalla forma della lesione a piede di merlo, c'è cioè una diramazione di fessure che vanno verso questi tre punti, eccole qui, sono tutte fessure da ritiro, e la classica disposizione a ragnatela è questa. Sono fessure che potrebbero anche non dare nessun problema dal punto di vista statico, ma sono invece un veicolo di ingresso ad agenti degradanti che possono mettere in crisi il mio elemento perché agisce un'azione che via via lo demolisce. L'altra grande famiglia di fenomeni sono quelli termici. Questa è un'indagine che è stata svolta, questa immagine, in una campagna molto recente, non avrà neanche, non ricordo, 20 giorni, 15 giorni, non ricordo neanche più, mi sembra che sia passata una vita. Sono fenomeni di ritiro nel caso specifico dovuti a getti sottili in elementi ad elevato sviluppo piano. Guardate, è qualcosa di molto insistente. La fessura passa dalla parte dell'intradosso fino all'intradosso. È ovvio che c'è una combinazione di fenomeni termici, ma anche di ritiro, perché i guai non arrivano mai da soli anche nei nostri casi. Invece poi voglio parlarvi di un caso studio che è molto presente nelle mie cose, in quanto anche questo caso studio mi aveva attratta perché stavo perdendo di vista un problema, e vi spiego perché. Quando siamo di fronte all'elemento di analizzare, l'ho detto, spero, più volte durante questa trattazione, dobbiamo fare la ricognizione, la raccolta dei nostri dati, di quelli rilevabili a vista. Quindi io dovevo ispezionare questo viadotto, e questo viadotto aveva manifestazioni di tutti i tipi, di lavamenti della calce libera, sono la foto non rende, ma sono presenti un po' dappertutto, degradi del calcestruzzo per sostanze aggressive, quelle provenienti dall'impalcato, che percolano per una cattiva manutenzione. Vi do soltanto questo dato: il 90% delle anomalie dei viadotti che io ho ispezionato sono tutti, il 90% sono riconducibili a cattiva manutenzione, quindi a fogliati che non esistono, acque che percolano impalcato che invece non sono state raccolte, e anche qui in questo viadotto avevamo questa situazione. Ci sono segregazioni evidenti, ci sono corrosioni delle barre per fenomeno di carbonatazione, qui c'era anche corrosione per pitting, perché queste barre sono esposte anche all'azione dei sali idrogenanti provenienti dall'impalcato, escursione dei copriferri, macchie di ruggine, insomma un caso didattico, c'è di tutto. Non gli mancava assolutamente niente, anche i ritiri che sono quelli della pila precedente, perché non a caso li ho messi tutti insieme. E non mancava niente, e avevo fatto la mia puntuale ricognizione, avevo annotato tutto, avevo annotato anche queste macchie di ruggine, le ho annotate, non le ho capite, ma le ho annotate. Perché noi dobbiamo notare sempre tutto, e difatti quando iniziamo a calutare, guardate che cosa vediamo. Vediamo
una carota con una fessura a circa 5 centimetri e mezzo. Ora, il prelievo delle carote è un'operazione non indolore e spesso è un'operazione che non va sempre a buon fine. Qualche volta noi spezziamo la carota nel tirarla perché magari qui c'è un elemento impuro, c'è una debolezza locale che fa sì però di creare una situazione singolare. Se anche l'elemento nella sua complessità andava bene, magari una piccola debolezza locale, qualche volta capita. Anche un'inclusione di materiale estraneo crea quella zona particolare per cui quando battiamo con il puntello per applicare la coppia e spezzare qui nella parte più lunga perché abbiamo curato fin qua, qui invece ci siamo fermati con la corona, anziché di applicare qui lo sforzo massimo, lo applichiamo in questo punto perché c'era una piccola debolezza della sezione. E quando ci capita questo, dobbiamo però interrogarci: è stata una manovra improvvida? C'era una piccola anomalia nel getto? E così ci siamo interrogati anche su questa carota. Il caso però qual è stato? È che abbiamo prelevato più carote in questa situazione, non era soltanto una, la cosa era ripetitiva. Ebbene, una manovra improvvida, una debolezza locale è molto probabile che si instauri sempre nella stessa posizione. Infatti, riguardando il nostro pulvino, che cosa notiamo? Notiamo innanzitutto le dimensioni, questo è un corpo pieno di 11 metri, 1 metro di altezza, e abbastanza per potersi classificare come getto massivo. Notiamo anche le nostre macchie che avevamo diligentemente annotato, anche se non le avevamo capite in prima istanza, e che cosa deduciamo? Deduciamo che siamo in presenza di un fenomeno, un'anomalia dovuta a un getto massivo. Che cosa capita nei getti massivi? Capita che nella prima fase di getto il calore di idratazione tende a dilatare la superficie dell'elemento, la quale nella prima fase di presa può fare affidamento sui lasci viscosi, per cui segue la dilatazione del nucleo che si sta espandendo. Quando inizia il raffreddamento del nucleo, intanto la parte corticale ha fatto presa. Non solo ha fatto presa, ma ormai riesce a lavorare insieme anche alle sue barre, per cui non seguirà più il nucleo nella sua contrazione e si crea questa fessura. Questa era l'ipotesi che avevamo fatto e questa riusciva a spiegarci perché queste macchie, che era evidente, provenissero dal corpo pieno, cioè non era la macchia, ci faceva capire che non era qualcosa che provenisse dall'altro, no, compariva improvvisamente dal corpo pieno. Analizziamo la carota, quella carota che vi ho fatto vedere prima, guardiamo le facce. Sulle facce della carota il nostro indizio conferma la diagnosi perché abbiamo un deposito di carbonato di calcio un po' ovunque che non potevano essersi depositati in breve tempo. Sicuramente questa fessura era presente già da prima ed era presente probabilmente già dalla fase del getto perché si trattava di una fessura dovuta alla presenza di getti massivi. Dobbiamo andare molto velocemente, anzi devo andare io molto velocemente in questi ultimi 20 minuti, vi dico soltanto una cosa, che la diagnosi strutturale ha un interessante ambito di applicazione, controllo strutturale ha un interessante ambito di applicazione, che è quella della deduzione del modello di calcolo. In questo senso noi operiamo in maniera molto preistorica, dico io, anche un po' molto artigianale. L'ho detto prima, prendiamo in prestito il manuale di manutenzione da quello che sorgeva per gli impianti tecnologici e prendiamo in prestito anche le nostre tecniche di indagine da altri ambiti. Noi non abbiamo affinato tecniche di indagine che nascono per lo studio delle strutture, per l'interpretazione dei modelli reali e quindi operiamo molto per semplificazione.
Questo che cosa comporta? Comporta che se da un lato abbiamo a disposizione modelli computazionali molto affinati, possiamo spingere le nostre analisi in maniera importante, e abbiamo una sensoristica che se anche rappresenta per esempio la preistoria del settore sanitario, ma ci dà comunque risultati spinti per i nostri impieghi, poi non sappiamo di tutto ciò che cosa farcene, perché studiamo l'esistente in maniera, a mio parere, troppo legata alle tecniche di progettazione e non alle tecniche di interpretazione. Di queste situazioni spesso non sappiamo come impostare, quando siamo di fronte a situazioni simili, i nostri modelli di calcolo, e pensiamo che sono situazioni molto frequenti. Come il mio elemento parametrico, come lo spezzetto in più punti, posso arrivare qui, ci metto un elemento diverso, faccio questa strozzatura e poi proseguo. Beh, alcuni programmi consentono di fare questo, alcuni programmi commerciali non consentono di fare questo. Il pilastro è uno, non è una sommatoria di elementi discrezionali, o comunque se lo è, lo è internamente alla mesciatura dell'elemento, ma non posso io interagire per spezzettare il mio pilastro in più punti. Se lo spezzetto combino un macello, perché intanto mi devo preoccupare di liberare i nodi dell'impalcato. Insomma, bisogna ragionarci un bel po' su per capire come trattare questi dati. Probabilmente alcuni modelli vanno bene, altri assolutamente idonei. Capiamo anche come trattare questi dati. Non sempre è facile con i programmi di uso commerciale fare analisi così raffinate, eppure questo è lo stato dell'arte, sono queste le strutture che noi dobbiamo utilizzare. E c'è una distanza tra i nostri modelli teorici, comportamentali e comportamenti reali che è molto importante. La potremmo avere per esigenze di modellazione, come il caso del Donuva. Questo è un modello che può soddisfare i nostri scopi, dipende da che cosa ne dobbiamo fare. Questo è un modello molto più affinato, ma sempre della stessa cosa per me si tratta, ma è ovvio che se io voglio capire che cosa sta capitando a questo elementino qua, non posso procedere con questo modello schematico, che pure potrebbe essere per me sufficiente, dipende da che cosa ne devo fare. Qui vi volevo far vedere, ma non ve lo faccio vedere, come anche applicandosi e volendo migliorare la nostra modellazione ci troviamo di fronte a cose particolari, perché avevamo fatto anche un'apposita campagna di indagine e campagna di prova per poter dedurre la piazza, però questo lo potete leggere e magari poi se vi interessa approfondire vi do anche qualcosa in più. E abbiamo fatto un'apposita campagna di prove per dedurre le solette equivalenti a questi solai che si disponevano in maniera un po' particolare, quindi questi sono i test per calibrare i nostri setti. Nonostante abbiamo calibrato la nostra piastra del solaio, poi abbiamo dovuto riportarla in trave equivalente, perché altrimenti non potevamo utilizzare gli elementi monodimensionali che ci servivano per la nostra per il nostro studio push-over, dove volevamo l'innesto la presenza di cerniere plastiche. Altrettanto vale per gli elementi, la presenza di elementi rigidi non strutturali. Sono cose che non sempre riusciamo a riportare nei nostri modelli, perché l'elemento rigido interferisce con la nostra struttura, qualche volta è anche resistente e non solo scombina la distribuzione delle azioni, ma qualche volta ci aiuta. Ed è il caso di un piccolo manufatto che mi è rimasto molto impresso, perché il collega che mi chiese l'indagine su questo manufatto contestò i risultati. Ero di fronte a dati dei materiali che disprezzavano molto il calcestruzzo, in quanto erano risultati molto bassi. Allora il mio collega me li contesta. Quello che mi ha colpito
è che non è che mi ha contestato il dato dicendo: guarda, io non sono convinta che tu hai portato quel campione sotto la pressa, io non sono convinta che, non sono convinto che sei stato attento quando hai prelevato il campione, l'hai fatto cadere a terra, qualunque cosa. No, mi contestava il dato in questo modo. Ingegnere, io ho fatto le mie verifiche del fabbricato e con i dati che mi hai dato tu, queste travi non stanno in piedi. Questa cosa per me era quasi scioccante, perché dico: scusami, collega, parliamone un attimo. Tu dici che hai fatto questa verifica e queste travi con i valori che ti ho dato io, stiamo parlando di qualcosa molto simile al magrone, queste travi non stanno in piedi. Ma come le hai modellate queste travi? La presenza di questi elementi non strutturali, che sono un vero e proprio puntello per questa trave, l'ha inserita. Oh, mi dice: ma come faccio? Credo bene, come fa ad inserire, portare tutto in conto? Se ne avrebbe un carico computazionale molto importante, non è sempre possibile, non per mancanza di volontà. Dobbiamo saper semplificare i nostri studi. E allora gli dicevo: guarda, per me ritorna, perché probabilmente questa non è neanche una trave, questo ormai è un cordolo. I rilasci viscosi dell'elemento hanno fatto, a mio parere, sedere completamente questa trave, che non è probabilmente neanche più una trave, ora compartecipa insieme a questo elemento che lo sta sostenendo su. Quindi tutte le osservazioni sono valide, ma non possiamo dire: io mi aspetto che questo elemento lavori a tutto, perché altrimenti non stenditi. Perché la nostra indagine serve proprio a capire che cosa abbiamo di fronte, atteso che noi dobbiamo avere sicuramente un'idea di quello che stiamo ricercando. Esempio classico, non ve lo faccio neanche vedere, qui sono i dati sperimentali, sono simpatica la cosa, di come i nostri modelli sono diversi da quello che immaginiamo, ce l'abbiamo sempre nel nostro caso. Noi studiamo gli isolai come elementi più delle volte, non sempre, qualche volta li utilizziamo, li modelliamo come piastre, come elementi monodimensionali appoggiati sulle travi di bordo, e qui i risultati di questa prova di carico dimostrano che invece avevamo un comportamento a piastra. Ma questo lo dimostra anche la mancata apertura di fessure ai lati del pavimento nella direzione parallela alle travi di bordo, perché se fossero elementi monodimensionali, noi ai bordi dovremmo sempre vedere instaurarsi di una fessura. Non lo vediamo mai, perché poi nel frattempo abbiamo fatto anche una soletta armata, o non sottovalutiamo anche il mastino, qualche volta ha un'azione resistente insieme al solaio. La distanza del modello teorico da quello reale è anche legato alla influenza del danno. È il caso di un elemento di telaio che, se dovessimo studiare per la luce teorica, come in questo caso, l'elemento ha un appoggio molto più distante rispetto a questa fessura. Questa è l'apertura all'interno del tompaglio, ma di qua abbiamo ancora tompaglio, di qua è ancora trave. Vediamo come si è instaurata la fessura. Se dovessimo applicare lo schema teorico, la fessura si sarebbe insediata in questo punto. Invece, dove si insedia? Si insedia dove c'è l'elemento di appoggio che termina la sua azione, cioè si insedia qui. Questo a dimostrare che anche un elemento di completamento non strutturale riesce a modificare la nostra trave. Era intuibile, ma qui ne abbiamo una dimostrazione pratica. La nostra trave si è rotta in questo punto, laddove non poteva rompersi se questa fosse stata la distribuzione del taglio. Quindi l'importanza della lettura degli elementi non strutturali è fondamentale, perché, lo dicevo anche prima, costituiscono sentinelle. Un intonaco ci fa da sentinella, ci anticipa le rotture, cosa che è più facile notare negli elementi che hanno delle finiture che sono molto rigide ma poco resistenti, molto più difficile notare nelle travi e nei viadotti, perché la struttura è nuda e quindi vediamo soltanto quando si è rotta la struttura. Come in questo caso, difficilmente avremmo capito come si spostava questo appoggio, se non fosse, oltre che per la deformazione
dell'appoggio in neoprene, no, ma questi sono i riferimenti che volta per volta sono stati presi, insomma c'è una bella distanza, via via che si va avanti, si sposta l'appoggio, ma non l'avremmo capito dagli elementi di completamento, perché la struttura è lunga. Una attività che ci consente di completare le nostre diagnosi, fatta la nostra bella analisi a vista, è quella dei monitoraggi, cioè controlliamo come evolve nel tempo la nostra anomalia. Anche qui un caso studio che è relativo a un fabbricato, anche questo molto datato, ma me lo porto perché negli anni, perché mi ha regalato poi un metodo di lavoro. Io fui chiamata dopo che già un collega aveva messo su un intervento di ripristino della copertura, la quale mostrava segnali di danno, avvallamenti, e portava anche ingresso di acqua all'interno degli appartamenti dell'ultimo piano. Beh, questo collega aveva fatto il suo bel intervento, devo dire anche con ottima perizia, e i lavori erano stati fatti bene. Per fatto sta che, nonostante i lavori fossero stati bene, si era spaccato di nuovo tutto, venne chiamata io. Intervenire dopo un intervento fallito è sempre una situazione comoda, perché probabilmente anch'io avrei fatto lo stesso intervento del collega, avrei riparato la copertura e avrei messo il manto impermeabile, mi sarei trovata nella stessa situazione di fallimento dell'intervento. Memore di questo primo fallimento, cerco di guardare altrove. È vero che tutte le anomalie erano della copertura, però cerco di capire qualcosa in più. Non poteva essere che si fosse di nuovo fessurata nel giro di neanche 2 o 3 anni in maniera così importante. Eppure tutti i segnali erano in copertura, salvo che guardando bene avevo notato fessurazioni ma capillari, molto molto capillari, su tanti punti della struttura. Per cui costruisco un modellino 3D molto schematico, arrivo in ufficio, mettiamo insieme con la mia squadra su questo modellino schematico tutte le fessure, e che cosa deduciamo? Secondo quell'orientamento di cui ho parlato prima, mostrando un po' l'orientamento dei quadri fessurativi negli elementi monolitici, questo fabbricato sembrava ruotare in questo modo, cioè come se si stesse abbassando da questa parte. Quindi una problematica di copertura senza altri segni evidenti sul fabbricato stava invece manifestando un problema fondato. Che cosa abbiamo fatto per confermare la nostra analisi? Abbiamo inserito una colonna inclinometrica, si inseriscono con le stesse strumentazioni con le quali facciamo i sondaggi diagnostici. Le colonne inclinometriche sono fatte in questo modo, vengono inserite nel terreno in profondità, ecco così, poi questa sonda viene inserita all'interno e via via che viene tirata su ci dà la deformazione della colonna. Se registriamo tutti i valori rispetto alla configurazione iniziale al tempo zero, nel tempo possiamo capire come evolve la deformazione. Purtroppo abbiamo rilevato la presenza di una frana a una profondità di circa 14-13 metri. Quindi quella che manifestava questo cedimento differenziale che si manifestava, che poteva essere legato sia a una insufficienza fondale, sia a un problema più serio di instabilità del pendio, era dovuto alla presenza di una frana che agiva in maniera differenziale sulla planimetria fondale. Questo è un andamento patologico del suolo indagato, questo è un andamento fisiologico, ve l'ho messo perché qui allarmò, poiché era molto alta la deformazione in superficie, allarmò un po' la committenza, ma è dovuto a un andamento pacifico, non è fisiologico se siamo oltre le deformazioni della paratia strumentata che stavamo controllando. A me non piace come è stata citata questa paratia, perché il tirante, qui si vede che è andato in funzione il tirante, è stato realizzato con un tubo, l'avrei realizzato in maniera differente e probabilmente avremmo contenuto questa deformazione in sommità. Però se è all'interno delle attese della progettazione va benissimo. Un altro caso studio è quello relativo a una villettina, 3 minuti e devo chiudere,
a una villettina di una proprietà privata dove avevamo l'orientamento di un quadro tessurativo che ci faceva immaginare l'azione dovuta a una particolare conformità del suolo. Qui avevamo una depressione importante, con questo orientamento del quadro tessurativo ci viene da escludere che siamo in presenza di un'instabilità del pendio, cioè questa casa viene tirata perché qui c'è una situazione morfologica e geologica un po' singolare. E allora che facciamo? Mettere qui, installare della strumentazione profonda sarebbe stato troppo oneroso, quindi un controllo non sostenibile perché avremmo dovuto portare l'altrivello. Lo si fa, ma bisogna vedere che cosa è in gioco. Avremmo dovuto probabilmente calare l'altrivello con l'elicottero. E allora che cosa facciamo? Instauriamo della strumentazione superficiale, cioè dei clinometri superficiali di monitoraggio, dei sensori per misurare l'andamento delle fessure. Nel giro di pochissimi mesi, non abbiamo neanche, cioè l'abbiamo completato, ma non era neanche necessario completare le osservazioni, ci rendiamo conto che siamo di fronte a un fenomeno ciclico dovuto a materiali sensitivi che d'inverno si gonfiavano, d'estate si abbassavano, ma non era nulla di compatibile con un cedimento del pendio. Era una insufficienza fondale, un intervento molto più semplice da mettere in piedi. Oggi va di gran moda il monitoraggio strutturale, lo chiedono sempre nelle gare. E ci troviamo con capitolati che ci dicono di mettere in piedi di tutto, però poi non sempre si capisce perché dobbiamo mettere in piedi questa strumentazione. Va bene, però visto che la mettiamo in piedi, stiamo sempre attenti ad interpretare i dati, perché spesso delle escursioni importanti non vogliono dire assolutamente nulla in quanto sono cicliche, ripetitive e sono fisiologiche del respiro della struttura, altrettante volte deformazioni, se messe in correlazione con i dati ambientali, della temperatura, dell'oscillazione della falda, non si giustificano e quindi dobbiamo indagare in maniera differente. Non facciamo in tempo allora, questa è la prima volta che io non faccio in tempo a stare nel tempo assegnato, ma questa è responsabilità del professor Bontempi, perché ieri mi ha tirato i piedi. Mi ha detto sereno, sta nei tempi, non si Ah, preoccupi. quanto extra time abbiamo bisogno? No, professore, allora, se mi dà 5 minuti, trasferisco soltanto il concetto e poi non ci soffermiamo Sì, sul va tempo. bene, con Va calma. bene, perché per ragionare ci voleva un po' più di tempo, ma chiedo scusa per lo sluttamento e la Va risposta. bene, anche va Gliel'ho bene, detto la un quarto scusa. d'ora va bene, Va d'accordo? bene, 5 minuti cerco di terminare. Volevo in questa seconda parte spiegare che se proprio l'indagine visiva non ci dà informazioni importanti, possiamo spingerci un po' di più con ausili alle ispezioni visive, che fanno anche la loro parte, e qui faccio vedere un'immagine, siamo entrati all'interno di una trave. E per capire lo stato di conservazione dei cavi di tessatura. È evidente la presenza di malta, quindi, che protegge questi cavi. Qui invece no, con un semplice endoscopio, un'operazione molto poco costosa, entriamo all'interno del cavo di tessatura che siamo stati bravi ad intercettare, abbiamo capito che era lì, facciamo un buco col trapano, entriamo con il nostro endoscopio e vediamo che siamo in assenza di malta di completamento, un problema serio perché non protegge i tiranti. Vi voglio dare una scala di questa immagine: questa dimensione del filo è di circa 4 mm, potrebbe essere, se non è 4 saranno 5, ma grosso modo è questa. Ancora, entrando all'interno di una trave con l'endoscopio, abbiamo potuto rilevare il non confinamento del cavo. Questo è il cavo, all'interno del cavo ci sono i tiranti e questa è la parte non confinata, altrimenti non avremmo potuto viaggiare con il nostro endoscopio. Tante volte non c'è neanche bisogno di portare questa strumentazione, rompiamo un po' e vediamo come in questo caso. Come siamo in presenza di cavi detensionati, beh, preoccupiamoci perché se riusciamo a fare questo con questo attrezzo, sicuramente
la nostra trave non è in condizioni di utilizzo, qui c'è un viaggio all'interno delle travi, però per le PDF si possono aprire, quindi se volete viaggiare all'interno dei cavi potete farlo, è più scenografico che significativo. E qui attenzione, attenzione, perché vedete che bel danno abbiamo regalato a questa trave, luce 60 metri, altezza delle pile 65 metri. Pensiamo che un'indagine così innocua, è vero che ha un costo basso, però è vero che devo attrezzare un weighbridge per recarmi sul lato della trave, quindi ci sono anche dei costi di preparazione dell'ispezione, e dobbiamo ragionare anche su quelli. Qualche volta diciamo, ah, vabbè, facciamo un'indagine di poco conto, sì, però per arrivare io a fianco di questa trave devo spendere minimo 1.300 euro, vi do anche un ordine di grandezza perché è importante, 1.200 euro per poter fare un forellino qui. Perché dico abbiamo arrecato il danno? Perché qui non ci deve essere acqua in questo cavo, invece c'è, lo si vede dall'immagine, ma togliendola abbiamo potuto avviare le cause di corrosione di questi cavi tesati. Era ovvio che l'indagine era finalizzata proprio a questo, a capire se ci fosse un riempimento dei cavi, perché l'ANAS stava procedendo ad iniettarli. Per la caratterizzazione, era qui che volevo arrivare, qualche minuto ancora, non ci soffermiamo, ma vi voglio dire una cosa che sembra una cosa scontata. Si dà sempre molto peso alla caratterizzazione dei materiali e all'affidabilità delle prove che noi realizziamo mediante estrazione di carote. È la prova madre, rispetto a questa noi calibriamo tutte le prove non distruttive, quelle di tipo indiretto, e va benissimo perché è così che va fatto, però c'è un problema. C'è un problema, è che anche la prova realizzata su carote estratte va interpretata. Queste sono le condizioni minime per avere un limite superiore della nostra resistenza alla quale dobbiamo avvicinarci quando facciamo queste prove. Rispettare queste prescrizioni non è sempre semplice, quindi vediamo quanto è complessa l'operazione che dobbiamo fare. Dovremmo prelevare carote che abbiano un diametro degli aggregati non superiore a 3 volte il diametro, cioè dovremmo prelevare carote con un diametro non superiore a 3 volte il diametro massimo degli aggregati, ma questo lo scopriamo soltanto dopo aver estratto la carota. E voi direte, vabbè, ne estraiamo qualche altra, e non è così, perché noi danneggiamo l'elemento ogni volta che facciamo questa operazione. E infatti la deviazione del flusso tensionale che avviene quando facciamo questa operazione proprio di questo tipo, noi non ripristiniamo più questa sezione, perché quell'elemento che andiamo a inserire è un elemento a ritiro compensato, ma non riprende il carico che intanto si è perso. L'eccentricità è qualcosa che noi non dovremmo mai realizzare quando asportiamo da un pilastro, eppure è qualcosa che siamo costretti a fare, perché la disposizione delle armature è tale da avere soltanto uno spazio in questa posizione. E allora scegliamo, è così indispensabile indagare questo elemento? Perché se è indispensabile devo accettare anche questa eccentricità. Io preferisco accettare l'eccentricità rispetto alla rottura della barra, cioè perché poi l'operazione di ripristino mi mette di fronte a un'invasività di gran lunga maggiore. La presenza di barre di armatura è, come dicevo, un problema serio che non possiamo neanche superare utilizzando campionamenti di diametro più piccolo, perché altrimenti andiamo in una direzione difficilmente interpretabile. Qui sono messi a confronto i risultati, vero è che questo è un campione cubico, questo è un campione cilindrico, vedete che differenza c'è. Se andiamo a riportare tutto su valori cubici abbiamo un abbattimento, se non ricordo male, del 40%, eppure sono campioni estratti dallo stesso, si può dire quasi dallo stesso punto, cosa molto simile. Questa l'ho fatta di proposito perché mi serviva a calibrare le micro carote, e anche qui guardate che scarto abbiamo di oltre 10 megapascal, che non è uno scherzo, e che diventa ancor meno uno scherzo quando dobbiamo fare un controllo di accettazione. Questo è il caso di un controllo di accettazione
Lì anche 5 megapascal potrebbero essere importanti per definire una resistenza media. Io non mi appassiono a una differenza di 2-3 megapascal, perché se prendo la carota alla base, al centro o in sommità del pilastro, ce le ho anche ben oltre 2 megapascal, anche se analizzo la carota con due campioni dedotti dalla stessa carota, prendendoli dalla parte più esterna, come in questo caso, dalla parte più interna, come in questo caso. Guardate che differenza, 21, 26 o 5 megapascal. Stessa cosa dicasi per campioni prelevati da una carota appartenente ad un viadotto, la parte interna schiaccia con 5 megapascal in più rispetto alla parte esterna. Quindi molta cautela prima di bocciare la fornitura, come era capitato in questo caso nel quale ho fatto la consulenza, perché veniva bocciata la fornitura in quanto il valore medio era molto basso. Bene, il valore medio è molto basso, probabilmente non è un problema di fornitura, perché all'interno abbiamo schiacciato di un altro valore. In realtà era anche un problema di fornitura, perché doveva schiacciare molto più in alto, però non delle dimensioni che ci avevano detto. Mi avvio alla conclusione, vi faccio soltanto vedere perché non voglio asportare mai le barre di armatura. Guardate quanto è violenta questa operazione. Se stiamo parlando di elementi piuttosto grossi, vabbè, probabilmente non lo sentirà neanche, ma se parliamo di pilastri piccoli, come in questo caso, veramente non volevo farlo, però poi sono stata costretta a farlo, è un pilastro di 40 centimetri. Questo significa estrarre una barra di armatura, perché dobbiamo dare le dimensioni, sotto dobbiamo dare le dimensioni per poterla estrarre in maniera idonea da non rovinarla, no? Poi, più il calcestruzzo è resistente e più riusciamo a contenere il nostro scasso. Quando il calcestruzzo è meno resistente, allarghiamo ancora di più lo scasso, perché è evidente che si rompe con maggior facilità. Dobbiamo tagliare tutte le staffe, prelevare la barra e fare questa operazione per una lunghezza ben superiore ai 60 cm che ci servono per portare in laboratorio, perché poi dobbiamo essere in grado di ripristinare in maniera efficace la nostra barra. Quindi molta cautela, anche se la normativa ce lo chiede, però capiamo qual è l'obiettivo di questa casellina. Non è quella di compilare i vari punteggi 1, 2, 3 o 4, a me certe volte sembra veramente che dobbiamo dare i numeri all'8, interpretiamoli con buon senso questi dati, perché il buon senso è anche riportato, nessuno ci chiede di essere così rigidi, ci viene chiesto di capire la struttura e lo possiamo ritrovare anche riportato nella circolare. Altri metodi di caratterizzazione indiretta non vi posso neanche nominare, qui ne ho portati due, ma ce ne sono tanti, vanno sempre calibrati sulle carote, vanno sempre trattati da persone esperte, attenti, perché faccio io la campagna, la fa mio figlio, la fa il mio socio e abbiamo valori diversi, quindi attenti anche a queste cose. Questa è un'indagine pull out che consiste nello strappo di un elemento in calcestruzzo. In funzione della forza di strappo possiamo correlare con la prova di schiaccio della carota, in funzione di questi risultati capire un po' che resistenza meccanica abbiamo. Altri metodi sono quelli combinati, metodo SONRED, ma molta cautela, perché nel metodo SONRED noi utilizziamo sia i valori dell'attraversamento ultrasonoro, della velocità ultrasonora, e sia i valori della spirometria. Beh, e quelli della velocità ultrasonica sono valori che sono invece molto collegati alla qualità del materiale e spesso non sono descrittivi della resistenza del materiale stesso. Io mi scuso col professore e chiudo soltanto con questa slide, mi scuso perché gli ho rubato anche 10 minuti di tempo, e chiudo soltanto con questa slide perché è un'altra cosa che noto spesso. Noi suddividiamo i controlli in controlli non distruttivi e parzialmente distruttivi. Questa è una slide presa dalle linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera. In funzione di questi non distruttivi e distruttivi, decidiamo che cosa fare, anche perché ci portiamo dietro particolari costi, oltre che per particolare invasività dell'elemento. Ma questa suddivisione ragiona sull'invasività strutturale. Allora, spesso noi ci troviamo a dover proporre un'estrazione di carota che, se vediamo questa tabellina, è quella più
che ha l'invasività maggiore e il costo maggiore, perché magari per fare una prova non distruttiva dobbiamo togliere lo stucco veneziano. È evidente che nella nostra valutazione di sostenibilità della prova e dell'indagine che facciamo dobbiamo metterci tutto insieme, non dobbiamo pensare soltanto all'invasività strutturale, dobbiamo pensare anche alla invasività dei luoghi. Se sono in sala operatoria devo evitare di fare delle prove che sollevino polvere e che mettano magari in difficoltà anche il funzionamento oppure l'accantonamento di materiali particolari. Magari faccio delle prove che non mi mettono in questa situazione. Professore, io sono mortificata per questo ritardo e dico che non mi è mai capitato, sono sempre stata molto più puntuale. Intanto non vedo nessuno di voi. No, ma non si preoccupi. Ho seguito anch'io tutto con interesse. Lei ha fatto vedere proprio quello che volevo lei facesse vedere. L'eccellenza personale, i limiti delle tabelline e delle norme, e invece l'importanza di voler proprio comprendere il comportamento strutturale, no? Perché alle volte qui uno dei problemi grossi delle norme è che adesso effettivamente si riempiono tabelline e si fanno delle cose non perché effettivamente si vuole capire o perché servano, ma solo come foglie di fico. Per esempio il monitoraggio è un'enorme foglia di fico. Adesso questo monitoraggio serve spesso e volentieri per dire... per alleviare il senso di responsabilità del concessionario o dell'authority. Io l'ho monitorato. Poi, cosa hai misurato? È servito qualcosa? I sensori funzionavano? Queste sono cose, diciamo, secondarie. No, io ho fatto il monitoraggio, no? Quindi è uno scarico di responsabilità. Io ho chiamato il professore universitario, ho pagato una mollica di pane, come dice a Roma, ha cominciato a monitorare, non ha tirato fuori niente, poi arriva il magistrato, io authority ho fatto quello che dovevo, la colpa è del professore universitario, della società che ha messo i sensori, poi l'80% dei sensori non funzionava, colpa della società di monitoraggio. No? Ecco, questa è una cosa che è endemica, l'ho trovata tantissime volte nella mia esperienza, è devastante, no? Serve a deviare la responsabilità da chi ce l'ha, a un povero Cristo, a una povera società che magari presa per il collo fa un ribasso e fa un monitoraggio, propone un monitoraggio che non si può attuare con quelle cifre, e così sono tutti felici, no? Il GMECA invece mi piace perché proprio non credo che sia la migliore imprenditrice, come dicevo. No. Sulle ispezioni, sul monitoraggio, eccetera. Però io apprezzo tantissimo l'onestà intellettuale delle persone, no? Perché secondo me è dopo la cosa che in tempi lunghi paga ed è la cosa anche più concreta, più reale, quella che fa dopo stare a un certo punto in pace con la propria coscienza. Abbiamo c'è la possibilità, anzi forse possiamo, visto anche proprio l'attività sul campo e poi anche vedete, un conto è essere professori universitari che chiaramente hanno delle posizioni di privilegio, no? E di dominanza nelle consulenze. Un conto è invece operare sul libero mercato come fanno le persone come l'Inger Mecca. Ecco, proprio per questo magari avete qualche domanda da fare, qualche osservazione, perché ripeto, l'Inger Mecca è sul campo di battaglia tutti i giorni, no? Quindi potrebbe essere interessante avere qualche parere diretto da lei. Se non è così, in GMECA anche
se per me è una cosa che io non ho mai considerato nella mia testa, le posso chiedere una cosa forse indiscreta o anche antipatica, che è questa. Qui tra l'altro ci sono anche tra gli allievi del master, ci sono anche diverse allieve. Al giorno d'oggi si parla tanto di parità di genere, cose del genere e così via. L'ingegneria, per certi versi, magari anche tradizionalmente, in maniera non volontaria, ma così, è sempre stato un ambiente abbastanza maschile. Forse questa è un'osservazione generale, però è un tema anche delicato, che anche magari se è anche sbagliato affrontarlo così, una domandina semplice e così via, ma ci sono difficoltà, ha trovato difficoltà nella sua carriera? Lei è un ingegnere, secondo me, di successo, perché ha la sua attività, la svolge chiaramente con un successo, un ritorno economico, perché sennò non potrebbe vivere, però è di successo perché lei mantiene tutta la sua onestà e integrità intellettuale. No. Quindi secondo me lei è un ingegnere con la sua società di successo, no? Ha avuto difficoltà come donna, come ingegnere donna? Io, allora, questa domanda, professore, non è una domanda che mi fa solo lei, poche volte mi viene fatta, ma non è la prima volta che mi fa questa domanda, e io mi sono resa conto che ci ho pensato perché me l'avevano chiesto. Io non ho mai registrato qualcosa che potessi attribuire al fatto di essere una donna, perché spesso mi dispiace se qualche volta ho urtato le suscettibilità di mie colleghe, perché spesso qualche collega si aspettava un sostegno in questo, no? E cioè che io dicessi no, per noi è più difficile. Sicuramente c'è qualcosa che è relativa a una suddivisione tra i sessi, ma io credo che sia uno stereotipo che si colloca quando ti serve. Vero che io non me lo sono mai chiesto e quindi probabilmente non mi sono mai presentata preoccupandomi di questo, cioè, a parte qualche battuta anche simpatica del tipo qualcuno mi dice vabbè, ma tu che vuoi, tu sei un maschiaccio, e va bene, sarà anche questo perché sono un maschiaccio, allora non ho avuto problemi sui cantieri. E a parte qualche battuta simpatica, ve ne racconto una, perché poi è anche bello dire queste cose. Io che non amo la gonna, perché forse sono un maschiaccio, non so perché mi sono trovata con la gonna un giorno che ho fatto l'ispezione in cantiere. Non mi sono neanche resa conto di quanto fossi ridicola, perché mentre sarei dovuta andare in macchina a prendere l'attrezzatura, quando la curiosità avanza, magari vai avanti, era un caso che mi trovassi lì, e mi sono avventurata in cantiere con la gonna, per cui un geometra con un fare, quei geometri in cantiere col fare sotto io, mi guarda, ingegnere, con l'aria ovviamente da superiore ingegnere, la prossima volta non te metta la gonna. La cosa mi fece morire dal ridere, perché io non avevo realizzato di essere con la gonna, però a parte questo episodio, il tema è serio. Io, professore, non credo che dipenda da questo. Allora, c'è una sensibilità diversa tra noi uomini e donne, ed è giusto che si mantenga. Lei ha detto prima, non sarà un eccellente imprenditore. Qui io vedo la differenza, forse noi donne non siamo eccellenti imprenditrici, perché abbiamo una lettura che si apre ad altri aspetti, siamo più romantiche, più sentimentali, ci leghiamo, non perché gli uomini non lo siano, ma se devo fare una differenza tra noi colleghi e capire qual è la caratteristica dei miei colleghi uomini che fanno diagnostica, quella è la caratteristica mia che faccio diagnostica, vedo che tra noi donne, ma questo anche nel campo della professione, prevale una qualche volta anche un senso pratico meno importante. Gli uomini sanno essere molto più pratici, noi qualche volta forse ci soffermiamo sulla questione di principio,
ci piace così, ma sono finezze, non sono queste che poi possono trasformare la soluzione professionale. Io penso che laddove ho fallito per i miei limiti, non perché il contesto non fosse pronto o abbastanza evoluto da avere donne in cantiere. Non ho provato nulla che io possa attribuire a questo. E così come spesso vedo anche colleghi che sono maltrattati. È una questione di approccio. Se io perdo di credibilità con l'operaio, perché lì è proprio lì, cioè è già la maestranza che non mi rispetta, ma se ho perso di credibilità, l'ho persa perché sono stato sciatto, perché sono stato superficiale, perché mi sono avventurato in una cosa che non conoscevo. Se perdo di credibilità, lì c'è poco da fare, uomo o donna, non ne avrò. Va bene, la ringrazio anche per questa risposta che fa vedere dietro tante cose. Va bene, senta, la ringrazio per la partecipazione, poi le chiederei questo, quando ha un attimo di tempo, se mi manda il PDF della presentazione, così dopo posso distribuirla agli allievi, in modo tale che dopo possano anche riflettere. Va bene? Va bene, io giro, devo raggiungere la mia magnifica squadra in galleria che sta soffrendo, magari in qualche altro appuntamento vi racconto un po' di queste cose. A proposito di uomini e donne, a proposito di uomini e donne, occhio che le donne in galleria non sono sempre ben accette. Mai bene accette, lo so. Non so se lo sapete voi, tutti gli altri, no, gli allievi, sapete che c'è una credenza come... le donne sulle barche a vela, sulle navi non è che siano ben accette perché dicono che portano sfortuna. Alla stessa maniera c'è questa leggenda metropolitana, cioè insomma, questa tradizione che si dice che le donne non possano entrare in una galleria in costruzione perché sennò porta sfortuna la galleria, no? Io mi ricordo una volta, da voi farò vedere un esempio, c'era la galleria, la famosa galleria Pavoncelli dell'acquedotto pugliese, no? In Irpinia. Ero andato lì con una mia assistente, la mia collaboratrice donna, e questa non ha fatto entrare. Dopo io nel momento lì dopo non avevo voglia di, siccome è una situazione delicata e così via, non volevo aggiungere anche questa cosa qui, quindi dopo per quieto vivere, dopo ho lasciato andare, no? Però c'è questa cosa qui. Lei invece entra in Girmecca tranquillamente. Allora, la galleria, ho più problemi quando faccio i monitoraggi in fase di costruzione. La galleria è già realizzata ed è chiusa perché ci sono problemi. In quel caso, non ci fanno, non notano neanche. In fase di costruzione sì, perché iniziano gli scongiuri vari, io mi unisco a loro, dico, ditemi come dobbiamo fare questi scongiuri, quale forma preferite, e vabbè, e ci ridiamo un po' su, però è vero, vero. Ma questo dopo anche... In galleria, perché i lavori in galleria sono realmente molto rischiosi, sì. Realmente molto rischiosi. Assolutamente, assolutamente. Però queste sono anche, se mi permetto, anche cose, diciamo, forse magari delle diseguaglianze, delle discriminazioni che sono anche un po' folcloristiche, anche un po' fanno parte della tradizione, diciamo, dell'ingegneria, chiaramente non è che siano valide o positive. Le discriminazioni vere, secondo me, sono sui soldi alla fine e sul ruolo, perché quello... quello dopo alla fine pesa, perché dopo la cartina torna al sole di tutto. Va bene, Ingegner Mecca. Due minuti solo per augurare ai suoi allievi un ottimo successo nell'ambito della diagnostica, che è un settore molto, molto affascinante. In bocca al lupo a tutti. Ah, ingegnere, già che ci siamo e la vede, grazie. Già che ci siamo e la vede, c'è... non ho sentito. La mia tesista, che è Marina Mazzacane, che è in video, dovrebbe vederla. Mi salve. Che è la persona con cui dopo vorrei sviluppare con lei quell'altra attività. Ah, va bene? Sì, ok. D'accordo. Va bene. Allora, facciamo così. Ingegner Mecca, lei è libera, grazie del suo tempo. Che grazie a voi, buon proseguo. Io direi questo adesso, facciamo
5 minuti di pausa, 3 minuti di pausa al solito. Non ci scolleghiamo, d'accordo? Ci rifocilliamo un attimo, prendiamo un caffè e così via, e dopo cominciamo con la mia seconda lezione. Va bene? Va bene, a dopo. Non scolleghiamoci, che sennò dopo diventa difficile ritrovarci, eccetera. 3 minuti di pausa, 3 proprio per un pit stop e basta.